Stabile di Torino è cominciato ufficialmente l'era Luca Ronconi. Ieri sera il consiglio di amministrazione dell'ente ha nominato il regista direttore dello stabile. Luca Ronconi succede a Ugo Gregoretti, che però rimarrà in carica ancora per un paio di mesi per permettere al collega di terminare la regia dell'Oberon di Weber alla Scala. I torinesi aspettano con molta curiosità le sue idee. Che cosa sta pensando per lo stabile? È un po' presto per fare un'anticipazione, perché oggi siamo arrivati proprio a concordare i termini dell'impegno con il consiglio direttivo, quindi non posso dare un programma, perché un programma serio e sensato presuppone anche che se ne sia già verificata la realizzabilità. Quello che posso dire è che spero di sapere contro di poter portare qui a lavorare allo Stabile di Torino un nucleo permanente di attori importanti italiani. Il programma che sarà presentato al Consiglio direttivo alla fine del mese di marzo, primi mesi di aprile, e che prevedo di presentare un programma dettagliato per l'intero biennio. Ma si può fare del buon teatro con pochi soldi? Sì, si può fare del buon teatro senza grandi mezzi, ma non si può fare del buon teatro senza buone collaborazioni. Buongiorno a tutti, sono Filippo Fonsatti, dirigo indegnamente questo teatro, qualche direttore dopo Luca Ronconi, e peraltro non salirò sul palcoscenico proprio perché ho rispetto di questo monumento del nostro teatro, che considererei un bene comune. Perciò mi fanno un po' sorridere ogni tanto queste polemiche localistiche, campanilistiche, in base alle quali ciascuno dei teatri che ha diretto, ciascuna delle città in cui lui ha agito, si arroga un po' la paternità o l'esclusiva di celebrarne la memoria. Ecco, io tenderei a pensare a Luca Ronconi come un bene comune della nostra cultura, e non soltanto del nostro teatro, che qui a Torino forse si è trovato per la prima volta in mano un'istituzione particolarmente strutturata in un periodo storico anche favorevole, e dopo alcune esperienze saltuarie ha condotto il teatro producendone alcuni capolavori che ancora oggi tutti ricordano, che non credo siano tutti i migliori della sua sterminata produzione, ma sicuramente hanno lasciato il loro segno. Oggi si alterneranno sul palcoscenico tante persone che meglio di me potranno testimoniare la sua frequentazione, la sua amicizia, la sua arte, il suo straordinario e geniale talento. Io personalmente non ho lavorato con Luca, perché sono arrivato in teatro molti anni dopo che lui andò a Roma e poi a Milano. Ricordo un incontro fortuito con Luca Ronconi, e direi inconsapevole, ma che però è l'imprinting, ed è un ricordo, un imprinting in bianco e nero, perché da bambino seguì la domenica sera, mai fino alla fine della puntata, mi pare fossero 5 le puntate dell'Orlando Furioso trasmesso in TV nel 75, quindi io avevo 7 anni. Mi ricordo queste inquadrature meravigliose, mi viene la pelle d'oca a pensare chi era il direttore della fotografia di quella produzione meravigliosa. Quindi insomma, il primo approccio, l'imprinting con Ronconi, è stato un incontro assolutamente inconsapevole. Venivo un po' costretto forse dai miei a vedere l'Orlando Furioso, queste scene meravigliose, ma di certo ignoravo chi fosse Luca Ronconi. Poi dopo, ovviamente, gli ultimi giorni dell'umanità, che tutti a Torino abbiamo visto, mi ricordo invece allungare il collo dopo aver supplicato il mio collega di Leggio nella buca del Teatro Regio, perché io facevo il musicista nel 92, e Luca firmò 92-93 una delle sue più straordinarie stagioni, che era la Damnation de Faust, 92, quando Susanna Franchi, se sbaglio, mi sgrida,
spettacolo strepitoso, sicuramente forse uno dei suoi più belli in campo operistico, e in buca si vedeva pochissimo, io suonavo il contrabbasso però, quindi stavo in piedi, ero privilegiato, allora mi ero conquistato la posizione migliore e mi sono visto tutte le recite di quello splendido spettacolo, poi ha girato tutta Europa e addirittura è stato comprato dall'Opera di Parigi. A parte queste piccole pillole, diciamo, di rapporti personali con Luca, che poi sono stati anche professionali quando ho avuto la fortuna di fare l'assistente del direttore artistico del Regio Carlo Maier, e quindi a lavorare come membro della direzione artistica accanto a Ronconi nel caso Macropulos e a quello splendido dittico fatto insieme al testo di Čapek al Carignano. Ecco, tutti noi torinesi ne siamo rimasti un po' orfani, un po' come avvenne anni dopo con il club degli abbadiani itineranti, si creò, anche se informalmente, una sorta di club di ronconiani itineranti, e quindi ricordo che, pur occupandomi di lirica, si organizzavano le macchinate, all'epoca non c'era il Frecciarossa, per andare a Roma a vedere Karamazov, a vedere Gatta, a vedere Lear. Insomma, in qualche modo il legame con questa comunità è rimasto molto forte anche al di là dell'importazione delle sue produzioni qui nei nostri cartelloni. Paradossalmente lo ricordiamo nel teatro in cui probabilmente lui detestava di più di quelli gestiti da noi, perché scoprendo la sua vasta teatrografia, appunto, il Gobetti non è mai stato sede di suoi lavori, al contrario di quanto è avvenuto ad esempio con Martone, che ha deciso proprio al Gobetti di mettere in scena il suo primo lavoro per noi. Io credo che sarà un momento di festa, di ricordi, di memoria, ma anche una grande lezione, diciamo, verso il futuro, perché insomma il messaggio che lui ci ha lasciato è un messaggio comunque molto legato a una dimensione di contemporaneità della dimensione teatrale, drammaturgica, e credo che perciò resterà ancora per decenni un maestro insuperato. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Sì, è un po' imbarazzante, a questo punto gli dovrei spiegare perché siamo qui Ronconi. Invece voglio dire due cose, perché tutti sappiamo che è un genio, un maestro, è quello che ha trasformato il teatro, che gli ha dato uno slancio verso vette che, insomma, non c'erano tanto prima, fino di cui non mi ricordo, insomma, prima di lui. E si è sempre superato, ma insomma, tutto suona un po' banale, perché insomma Luca Ronconi è stato il teatro italiano, è stata la sua attenzione massima. Invece vorrei fare due osservazioni che personalmente, per esempio, no, mi motivano a stare qui stasera. La prima, beh, è il colpo d'occhio che ho sulla platea, dove vedo, non azzardo numeri perché può essere imbarazzante, tante generazioni diverse di attori di Ronconi. È abbastanza impressionante, cioè la formazione, si sa che per lui era una delle basi portanti, no, del suo fare teatro, formare nuove generazioni di teatranti, non dico neanche di attori, perché anche lui appunto era attore, ma poi è diventato quello che è diventato. È impressionante, prima fuori sulla porta dicevo: oddio, siete 4-5 generazioni diverse. Credo che già questo, no? Cioè, è stato un padre teatrale di tanti figli a ondate successive, insomma, no? Non ha mai smesso di formare. Sarebbe difficile, no? Guardo la prima fila, ma anche lì alla fine della platea, insomma, ci sono sicuramente degli attori. Non uso l'aggettivo ronconiano perché di solito è uno spregiativo, no? Lo usavano contro di lui i critici, quelli più seriosi, più, insomma, non quelli come me, quelli che, insomma, ci tenevano molto, no? Puntuali, a puntualizzare quando dicevano una recitazione ronconiana, voleva dire che era inaudibile, che era insopportabile, che era pessima. E non trovavano le motivazioni, non si sono mai posti il problema, che forse il problema era loro, stava nelle loro orecchie e nel loro cuore, perché, no, se non gli parlava quella cosa lì e gli sembrava solo una cadenza forzata. Beh, allora, già questo fatto di tutte queste generazioni di attori che vedo davanti a me
come si dice, è una corona pazzesca, no? È un patrimonio pazzesco che ha dato al teatro, un'altra parola che insomma non si usa sempre a sproposito, all'immaginario dello spettatore italiano, perché continuo a guardarmi e dico, certo, sono le facce di tanti pezzi della mia vita di spettatore, certo, perché vi conosco per lo più soltanto per avervi visto, eppure mi siete stati compagni e anche ostetrici di grandi emozioni, di maglietti suona meglio, di grandi emozioni, no? di cose che ho capito, che ho vissuto, tensioni che ho sentito grazie a voi, e siete tutti diversi, cioè appunto siete di età molto differenziata fra di voi, non vuol dire niente, cioè ognuno di voi mi ha dato molto, e di questo io penso che io e anche voi insomma possiamo ringraziare Luca. L'altra osservazione che voglio fare, poi la smetto, è meglio che parlate voi. L'altra osservazione, ieri sera proprio ce l'avevo, era fisica, era. Dunque, Luca Ronconi ha sempre avuto un dono, così gliel'ho detto anche a lui, che si schernia moltissimo invece, non gradiva. E non vi siete perché. Gli dicevo, certo tu c'hai un intuito, una sensibilità, per cui spesso con i tuoi spettacoli che appaiono, quando li presenti sembrano strampalati, dici ma da dove l'hai preso, ma che lo fai a fare, ma chi te l'ha detto sto testo, chi te l'ha suggerito, e poi si rivelavano invece maledettamente brucianti. Siamo a Torino, non posso non ricordare che ero venuto al debutto, poi sono tornato altre due volte, di quel meraviglioso capolavoro di cui anche parte di voi siete responsabili e colpevoli, che era Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità, appunto un'esperienza unica a suo modo, insomma, di cui ho ancora gli echi dentro di me. Certo, vengo la prima volta, vengo la seconda volta, la terza volta stavo per finire le repliche con degli amici da Roma che lo volevano attorno e scoppia la prima guerra del Golfo. Cioè, ora, per noi la guerra era lontanissima, era finita nel 45, no, tutti dicevano basta, ora bisogna cercare, come si diceva, la coesistenza pacifica. E improvvisamente scoppiò la guerra, è stato l'inizio poi, no, di questo disastroso periodo che ci portiamo dietro, che è sfociato in tante forme anche di violenza, di paure. E lui per esempio non so come aveva sentito l'odore della guerra, certo aveva messo in piedi questa meravigliosa macchina spettacolare contro la guerra, perché evidentemente ne sentiva la pressione, sentiva che incombeva, ma tante altre volte, insomma, il Misura per Misura, in un periodo in cui l'AIDS era tornato a essere, era inevitabile, no? Era tornato a essere non un fantasma ma un pericolo, c'era stata un'ondata di morti, e lui aveva preparato Misura per Misura, che era proprio il ritratto di una città, di una comunità malata, ma insomma ne potrei citare tanti, no? Quando glielo dicevo lui scherniva e diceva no, non lo dire neanche in giro, perché sennò sembra che sono un portagliella che me ne vado, che le tiro io. Era molto spiritoso, come sanno tutti coloro, che molto duro ma molto spiritoso. Beh, ieri sera mi ha preso, era il giorno dell'elezione di Trump. Non ci potevo credere. Io ho visto un anno fa al debutto lo spettacolo, mi è sembrato bellissimo, insomma ieri sera ancora più bello, ma ieri sera proprio mi ha turbato assai, perché vedere questi giovanotti che così facendo questi simpaticoni fra virgolette fratelli Lehman, spiegano così chiaramente cos'è il capitalismo e dove porta. Poi si può discutere, perché uno può essere anche a favore, più della metà degli americani sono trovati favorevoli, quindi non c'è niente da discutere, non è una cosa campata per aria. Certo, Lehman ha insegnato molto, la famiglia Lehman, a Trump, no? Cioè, sembravano gli slogan che riportati dai giornali, no? dei discorsi di Trump durante la campagna elettorale. Era pazzesco, cioè un anno prima, evidentemente, anzi 2 anni prima, da quando era cominciato a girargli nel cervello,
Ronconi insomma sentiva che la deriva portava a questa deriva mondiale, la crisi economica voluta, causata in buona parte dalla Lehman Brothers Bank. Insomma, c'entrava qualche cosa e che portava delle conseguenze. Poi insisto, non è che dobbiamo dire se sono buone o cattive, lo vedremo, chi ce la farà a vederle. E sicuramente però è proprio impressionante, non mi era mai successa così spudoratamente. Non è una previsione o preveggenza, è proprio un fatto di sensibilità. D'altra parte gli artisti, se non hanno la sensibilità, su che cosa lavorano? Finito, state tranquilli, non dico più niente, perché abbiamo una scaletta ricchissima, perché Luca, Diavolo Duomo, ne ha fatte tante, molti dicono troppe. Voi sapete che ha fatto, credo, 125 spettacoli, titoli teatrali, ha fatto la regia di 105 opere, beh insomma ne ha combinate proprio tante, oltre alle cose in televisione, il film Orlando, ma quello avremo modo di ricordarlo poi via via durante questo pomeriggio. Il Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale, ha preparato un bellissimo, no, l'ufficio studi sa, hanno preparato un bellissimo filmato, e anche questo dà un po' un effetto, da una parte di stordimento, dall'altra c'è perbacco, cioè ha coperto l'intero scibile umano. Guardiamoci questo rapido, dura insomma qualche minuto, vi avverto, però ognuno di noi avrà modo di ripercorrere e ritrovarci tante cose anche della propria vita, se non altro che spettatore. Credilo, oh madre, forte, assai forte, ancor ch'io giovin sia, ebbi l'animo e l'ho, ma il debil corpo, egro, ehi, soggiace, e a lenti passi in tomba andar mi sento. Ogni mio poco e rado cibo mi è tosco, ognor mi sfugge il sonno, oh, con fantasmi di morte tremendi, più che il vegliar mi dà martiro i sogni. Né di né notte io non trovo mai in pace, né riposo né loco, eppur sollievo nessuno io bramo, estimo e aspetto e chiego come rimedio unico mio la morte, ma per più mio supplicio co suoi lacci viva mi tien natura. Già da giovedì, buon weekend. Alla ridicola, lunedì è buona settimana allo sportello bancario e non l'ho mai visto io un essere umano dire: sa, lei ieri mi aveva augurato una buona giornata, ho passato una domenica fantastica e vede che il suo buon auspicio si è avverato. E c'è qualcuno qui adesso che mi augura una buona giornata sul serio? Perché io potrei averne tanto bisogno. Io non so se lei si ricorda ancora di me. Professor Brückner, sono diventato un personaggio marginale in un romanzo da portinaio. Vengo citato così, non passando, a pagina 232. Ma... scommetto che Gordon chissà com'è agitato in questo momento, Nina? Lo credo bene, povero figlio! Che tono nella sua voce! Mio figlio! Ma non ci riuscirà finché io sarò viva! Sì, sarà nervoso! Ma nervoso? Ma non è la parola! Lui non sa neanche cosa voglia dire essere nervosi. Niente, lo ha guastato finora. Sì,
si può essere sicuri che Gordon non perderà mai il suo sangue freddo. Questo è il momento critico della mia vita! Adesso ho bisogno della tua assistenza, cari, se non voglio che tutto il mio mondo vacilli. Oh, mio caro Hudson! Ma che è questo? Scusami un secondo, vedo che è successo un altro pasticcio. Oh, lui mi dice che tu parti! Domattina è prestissimo! Che dice? Io non ho ordinato. Ma Carla, tu te non si esce da questo eterno tentennale. Ora che è tutta dentro questa atmosfera di fidanzamento. Ti prego. Oddio, ma sfuggito senza volere. Chi l'ha mandata? Che significa questo? Ma vostra eccellenza l'ho ordinato lei stessa mezz'ora fa al telefono. A lei? A lei? Io non ho ordinato nulla. Alla portiera vostra eccellenza ha telefonato per la partenza domattina alle 7 per il casino di caccia di Gevarskirchen. O per meglio dire stamattina, perché manca un quarto all'una. Ma cari, ma che vuol dire tutto questo? Se mi si risparmiasse di dover dare una spiegazione su ogni respiro che fa. Ma è facilissimo da capire! La portiera è corsa su col messaggio, Lucas al momento non si trovava e allora ho preso in mano io la cosa. Ho avvisato lo chauffeur. Ho fatto portare giù le valigie dalla soffitta. Per ogni buon conto ho fatto svegliare il segretario Neugebauer. Se per caso ce ne fosse bisogno, che bisognerà di dormire quando tutta la casa sta in piedi. E ora sono venuto qui e mi metto a disposizione per ricevere ulteriori ordini. Edizione! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Noie fraie preste! Life edizione straordinaria! Edizione straordinaria! L'assassinio dell'erede al trono! Il principe ereditario! In Stiria hanno ucciso una croce rossina che era in macchina e ha fatto un paio di metri dopo l'al... Andato il potere al servo, la sua natura non lo sopporterà! Purtroppo... In guerra non si possono evitare gli abusi degli organi subalterni, ma in tempi come questi ogni riguardo deve essere subordinato a un unico pensiero: vincere! Il potere che viene dato al servo basterà a liquidare non già il nemico, bensì lo Stato! Il militarismo significa un rafforzamento dello Stato attraverso un maggior potere allo scopo di arrivare con questo mezzo allo sfascio finale. In guerra ciascuno diventa il superiore del suo prossimo. L'esercito è il superiore dello Stato, cui non rimane altra via di uscita da questa innaturale costrizione se non la corruzione. Quando l'uomo di Stato si sottomette al militare, soggiace al fascino di un idolo d'abbecedario. L'amministrazione militare equivale all'impiego del lupo come pastore e alla trasformazione del pastore in lupo! Non capisco che cosa l'autorizzi a una prognosi così cupa. È chiaro che lei, come ha sempre fatto in tempo di pace, da fenomeni secondari inevitabili risale al tutto e prende le mosse da scandali occasionali che considera come sintomi. Ma quest'epoca è troppo grande perché si possa perdere tempo con simili piccolezze. Ma sono piccolezze che cresceranno insieme a quest'epoca. La consapevolezza di vivere in un'epoca in cui accadono cose tanto grandiose innalzerà anche il più misero sopra se stesso. Allora, di che miracolo si tratta? È stato ritrovato il tuo uomo! Adolf Berto si è deciso a chiedere la vostra mano. Non ne ho mai dubitato! Buongiorno, Constanze! Buongiorno, Gabriele! Grazie per essere venute! No, non posso, ahi! Brutta cialtrona! I picconi lassù sono le ossa! In questo strafondo di fossa, prendi la mano della cassa dell'amore, perché in questa carcassa bianca come ossa della fossa, resto della fossa, non fruncolo presto, più cancri che fruncoli lassù, di più, clic clac, ogni notte
di più, o tanto caro sangue, cara massa che dorme, i vermi attorno della cassa, dentro le ossa, nel sangue che passa, quindi ciao ciao sugli ossi, tutto passa, la vita passa, il sangue passa, passa, ma loro vanno e vengono, che pena, io voglio sempre più, notte serena, proprio non c'è neanche un Orfeo per me, o presto, presto, che non cessa che la mia mente, oh Elvio, neanche tu mi vieni incontro, nessuno qua giù mi viene incontro, oh presto, presto, che non cessa di andarsene la mente, io soppressa, sono fatta la notte di me stessa, notte serena, lenta processione di altri mondi. Oh, se mio fratello fosse stato voi, e voi al suo posto, voi sareste scivolato, né più nemmeno come lui, ma lui non sarebbe di pietra come voi. Ti prego, ridiamoli. Se il cielo mi desse la metà del potere che è in voi, e voi foste Isabella, questa storia avrebbe un'altra fine. Io saprei dirvi cos'è un giudice e cosa un condannato. Dai, dentro! Spingete nella vena! Vostro fratello padre! Per ciò che deve! Sprecate il fiato. Ahimè. Ma quale anima non si è persa una volta? E proprio chi sapeva meglio dove stava il male, trovò la medicina. E chi sareste voi se il sommo dei giudici, vi giudicasse per quello che siete? Pensate a questo. E la misericordia respirerà come nel primo uomo dentro la vostra bocca. Rassegnatevi, bella fanciulla. È la legge, non io, che vuole la sua morte, se anche avesse il mio sangue. Se fosse mio fratello, mio figlio, morirebbe domani. Domani? Ma è subito! Risparmiatelo, risparmiatelo! Non è preparato a morire! Non... Ah! Ricciardini! Dove vai? Ragazzo! Padre mio! La stazione! Laggiù! La stazione! Ah! Ho i piedi qui! Piedini d'un bambino di 3 anni! Ragazzo che giochi, ragazzo grande, che viso hai? Lasciami vedere il viso, aiuto, non c'è più, se n'è andato, voglio inseguirlo, mamma, non c'è più, dove è andato? Non posso stare senza di lui, mamma, mamma! Oh! Cos'hai? Cosa ti senti? Svegliati. Su, svegliati. Oh, hai aperto gli occhi. Cosa ti sentivi? E in che modo si compie tale protesta? Stando qui, appunto, in quest'angolo di mondo dove non si ha più bisogno di essere consolati. Mi sono liberato di te, sappilo, nello stesso momento in cui ho compreso questo. Tu, la ragione, sei sempre soltanto consolatrice. Sono sposata.
Signorina! Marty! Ecco, questo è il signor Gregor, mio cliente. Questo qua? Può anche restare. Krista, andiamo. Forza, andiamo. Quella ragazza l'ho già vista da qualche parte. Ebbene, signorina Marty, è per me un grande onore. Ma la prego, dunque lei è l'avvocato? Agli ordini. Che tutela gli interessi di Gregor? Cioè, i miei. Nel processo per l'eredità di Beppe Prus? Cioè, il barone Joseph Ferdinand Prus morto nel 1827. Ma che dice? Già morto. La nostra amicizia. Nulla può mettere questa amicizia a repentaglio. Ciascuno di coloro che sono qui è per me come un fratello. E questo sente anche i sacchetti. Ma non per l'altro, noi siamo più che fratelli. La mia fortuna d'oggi non mi darebbe alcun piacere se non partissi questa gioia con lui. Signori miei, parlare il meno possibile. Parlare il meno possibile, già avevo detto, Basta, ora la presentazione è finita. Più atteggiamenti e meno parole. Date ascolto a me, vi assicuro che le parole verranno da sé, spontanee, dagli atteggiamenti che assumerete secondo l'azione come io ve l'ho tracciata. E seguite questa e non sbaglierete. E lasciatevi guidare a collocare la mente come se sta venendo, tu. Ritiratevi adesso. Dovrei sentirmi meglio. Il marchese di Finlas è partito. E invece sento ancora, come un peso, la sua presenza. Credimi, Casilda, quell'uomo mi odia. Ma è in esilio, ormai. Mi odia, ti dico. Vostra maestà. Lo so, è strano, ma ho come l'impressione che quell'uomo sia il mio angelo cattivo. Alla vigilia della sua partenza è venuto, anche lui con tutti gli altri, a baciarmi la mano. Sono un romano e un gentiluomo, uno che l'onore se l'è pagato col sangue. Tu sei un vigliacco bugiardo, un pagliaccio. Battiti, o giuro che ti uccido. No, 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 non provocare, perché se no... Solo questa Ulisse alla mia porta. Non c'è altro posto. Solo casa mia per sfogar la bile e vi guasta il sangue, sono mosse continue che mi turbano, né più si mangia né si dorme in pace in questa casa. Oh! Oh! Seguitemi, non date un colpo, non sprecate il fiato. Falla mangiare, falla mangiare questa creatura, almeno finché ce n'è, che col padre che si ritrova è già marchiata. Si sta sbrodolando sul mento.
Imboccala piano, sennò te lo rivomi. Suo padre, che cazzo ha combinato? Distribuiva volantini. Facevano picchetti davanti al nuovo cementificio. A cosa serve poi, tanto se l'esercito ha bisogno di silos se li prende ugualmente? C'era qualche cosa di più, di volantini. Magari la Simmons la tengono dentro per interrogarla. E la bambina finisce in un istituto. Che buono, bravo tesorino. Caro Vittorio, non è facile rispondere alla tua lettera. Ci sono cose che forse non sono del tutto chiare nemmeno a noi, o che portiamo alla luce con qualche fatica. Io comunque cercherò di risponderti con il massimo di sincerità, come si deve ad un amico, e più raccontando che sistematizzando il mio pensiero. Cioè, dopotutto il mio mestiere è questo, raccontare. Il passato pesa. Il passato pesa, dobbiamo riuscire a ripensarlo, salire sulle sue spalle e così guardare più lontano. Con questa frase, Alfredo, chiudi la tua risposta. Il silenzio è così ricondotto all'incertezza sul presente, alla presa di coscienza che siamo di fronte a una rottura profonda. Cambiano le cose e le parole per capirle non bastano più. Per 12.000 anni la specie umana è stata sull'orlo della sopravvivenza. Ma l'economia è diventata una vera e propria scienza. Solo molto più tardi, quando la sopravvivenza era già da molto tempo assicurata. Non si trattava più della povertà, ma della ricchezza delle nazioni. Inoltre, l'economia è la scienza delle scelte? E si sceglie solo quando ci sono delle alternative, quando le scelte non sono obbligate. Quando le scelte sono obbligate, quando non sono scelte, insomma, l'economista è inutile. Il dolore, nella accezione clinica del termine, viene definito nel 1986 ad opera della IAS. International Association for the Study of Pain, come esperienza emotiva e sensoriale spiacevole, associata a un danno tissutale in atto o potenziale, e descritta in termini di tale danno. Il dolore quindi non è solo un sintomo, ma qualcosa di più complesso. Vedremo più avanti. Fuori, portami! Non c'è più la forza da sua! Capitano, dobbiamo salvarla! No! Ti odierebbe se lo facessi! Fuori! Thank you.
Dunque, queste, tanto per dire, sono soltanto le cose che lui ha realizzato a Torino, che hanno avuto, insomma, il punto di partenza Torino, insomma, è uno spaccato di un rapporto. Notazione che mi sembrerà stupida. E infatti a Torino è riuscito ad espugnare le resistenze dei pompieri, che gli hanno permesso, come avete visto lì in Fahrenheit 451, quei fuochi. Voi sapete, insomma, molti sanno, che Ronconi è stato perseguitato dai pompieri. Nel senso, penso alla Caterinetta, alla Ketchen di Zurigo, dove i pompieri gli impedirono, perché la torre dei pomodoro d'acciaio era crollata sul lago, gli impedirono di fare lo spettacolo come lui l'aveva pensato. Penso al fatto che io non ho visto mai l'Orestea, perché alla prima replica nello studio di Cinecittà i pompieri chiusero la scatola che conteneva tutta l'Orestea, poi Prato la fece per un mese, per dire, no, ma a Roma... E così sono, ci sono state... Insomma, delle resistenze. Devo dire che Torino invece si è conquistato evidentemente una tale fiducia, familiarità, che anche i pompieri hanno dovuto accondiscendere ai suoi fuochi. E dunque, so che è arrivato Massimo Popolizio, giusto? Allora vi chiederei di... vuoi venire qui? Mentre va una clip che ti fa vedere com'eri. Funerale di terza classe! Ma si intende, eccellenza! Ma stia pure tranquillo, eccellenza! Sua Altezza ha preso subito l'iniziativa! Come? No, scusi, eccellenza, come, dice? Oh, anche oggi si sente così male! Erdinci, signorina... È una chiamata di corte, è scandaloso! Pardon, eccellenza, siamo stati interrotti. Agli ordini. Sua Altezza ha preso subito l'iniziativa, tutto secondo gli intendimenti di Sua Altezza. Sua Altezza sarà lietissimo e quindi può stare tranquillo, eccellenza. No! No! Nessuno dei regnanti, no, neppure i familiari, no, nemmeno i parenti. Come? Ah sì, tutti volevano, e invece non verrà nessuno. Un granduca era già pronto a partire, ma per fortuna siamo riusciti a fermarlo in tempo. Ci mancherebbero anche quelli con le loro spiegazioni. Purché alla fine non si arrivi alla guerra. Come? Oh, ma che strano. Di nuovo interrotti, signorina! Come? Ah! Buonissima, eccellenza stupenda! Funerale di terza classe, non fumatori! Buonissima, devo raccontare a Sua Altezza si sbellicherà! Ma è naturale, il funerale di un principe ereditario è di terza classe, non si discute, non c'è bisogno di fare i salti mortali. A proposito, Sua Eccellenza non ha ancora sentito le pretese incredibili della sua cancelleria, lo dico secondo il cerimoniale spagnolo, noi dovremo fare anche il funerale ad Arstetten e non il semplice trasporto sino alla stazione Ovest. Massimo, sei stato in qualche uno dei più forti alter ego di Luca Ronconi, no? Beh, sei stato, insomma, non solo in decine e decine di spettacoli, insomma, tantissimi, lungo un arco temporale sostanzioso fino a Lehman. Non lo so, hai nostalgia di come ti è sembrato di rivederti? Perché a Torino, tra l'altro, tu hai avuto non solo dei trionfi con Luca, ma anche dei grandi dolori, sa? Mi ricordo, sì, gli atti di guerra. No, c'ho i capelli, cazzarò. Tutti. No, ma quella cosa che avete visto, Angelo lo sa bene, perché Angelo è il primo spettacolo che faceva con... Cioè, io sono rimasto a testa in giù una sera. Quello era, c'erano due motori. Uno che... quella cosa che facevo lo comandavo io. Sì. E ma si è rotto, per cui sono rimasto a testa in giù. Sono rimasto a testa in giù e tra me tutto il pezzo, che era abbastanza lungo, 10 minuti, mi diceva, ma mo fermano, perché
facile. Sei in mezzo alla navata, come fanno? Invece non si era rotto, grazie a Dio, il motore che mi portava giù. Ti ricordi? Mi portano giù e poi mi slegano, però... No, sì, l'altra... questo è un piccolo dolorino. L'altro dolore più grosso era, sì, che non sono stato bene nella, negli atti di guerra, perché abbiamo fatto la prima, la seconda parte, la terza, e poi abbiamo chiuso là. Era un atto di ubris, si era un po' andato un po' troppo oltre lì. 9 ore in maschera, era, non gliel'ho fatta. Lo dici con tono così. Teatro è un mestiere pericoloso. Il teatro, da come la dice, è un mestiere che può essere molto pericoloso. Vedo molti giovani attori, diglielo. Se è fatto così, sì. Dipende da come lo... Sì, con lui c'era molto rischio di stare male. Ne ha lasciati tanti sul campo, insomma. Anche tante. Ma nonostante tutto valeva sempre la pena. Sì, perché insomma lui ti spingeva in qualcosa che non conoscevi, sai, teatro oggi diciamo 99% si fa per asserire quello che fai, cioè, infatti bisognerebbe una volta parlare non di quello che era ma di quello che ci approvinciamo a vedere, cioè, ma non voglio essere polemico, ma voglio dire, è chiaro che quel teatro là apparteneva a un tempo molto pericoloso in questo senso, dove tutto era in gioco sempre, ma non per scherzo, per davvero, per cui quando ogni prova era un modo di andare avanti, di andare più giù, e quindi lui ti spingeva, ma le circostanze ti spingevano a sempre a trovare i tuoi limiti, ecco, e soprattutto anche per quanto riguardava lui, credo, di andare a conoscere qualcosa che non sapeva, qualcosa anche di profondo, e conoscere qualcosa di profondo che non sai non sempre può essere piacevole, ecco, credo. Senti Massimo, sono d'accordo con te, tu in qualche modo, dicono, appunto, dopo tanti spettacoli fatti con lui, dopo tutto quello che hai imparato, quindi anche non perché l'hai imparato da lui, ma che lui ti ha fatto uscire fuori da te, insomma, no? E adesso fai anche tu il regista. No, no, hai fatto spettacoli importanti, dico, quindi, tra l'altro, ecco, con un attore come Orsini o con i ragazzi di Vita Pasoliniani. Non lo so, usi un abito da Ronconi? No, qual è l'eredità che ti porti dietro? No, ma non so neanche, io sono un regista prestato, cioè, perché lavoro con gli attori, perché c'è un lavoro con gli attori, fondamentalmente ho un rapporto con gli attori diverso da quello che può avere un regista che invece non ha avuto quella scuola. Il mio rapporto di regia nasce sempre dal rapporto con gli attori, per gli attori e insieme agli attori, con Umberto o con i ragazzi. Sfrutto un'onda di credibilità che finché c'è, la sfrutto, e quindi mi fa piacere che mi diano questa possibilità. Non so se farò il regista da grande, però il regista può essere o un rifugio, perché può essere meno faticoso di fare l'attore, o può essere, nei casi in cui mi sono trovato, estremamente più faticoso, perché ti metti in quella cosa e dici, ma era meglio che facevo una cosa da solo, la responsabilità è tutta di un altro, e transavigliano con me. Ecco, e, no, ma Luca, voglio dire, scusa, poi la cosa principale è questa. Non sarei pazzo di dire faccio le cose come le fa Luca. Luca è inimitabile, soprattutto che era un autore. Però Luca esiste, credo, nella vita di molti di noi che hanno condiviso questi anni per molto tempo. Cioè Luca è, almeno per quanto mi riguarda, viene eletto sempre a giudice di quello che fai. È un giudice anche se non c'è più, e non puoi farne a meno di dire cosa penserà di questa roba. E ti devo dire che, e lo dico con serenità, che la scomparsa di Luca in un certo senso ha come liberato un grande tappo,
Ma la scomparsa di Luca è venuta, almeno per quanto mi riguarda, in modo molto dolce, perché è venuta dopo diciamo le cose che non sono riuscito a fare qui. Ci siamo visti per il valore della board, però uno spettacolo diciamo, un po' neanche riuscitissimo, divertentissimo, però con una presenza sua molto fiacca. Invece diciamo nella Lema la sua presenza è molto, molto più forte. Ecco, l'idea di ritrovare Luca, scusate, tipo questa cosa magari un po' intima, non so se può interessare, ma noi aspettiamo con le orecchie aperte. No, no, nel senso che ritrovare un uomo di una grandissima forza dopo tanti anni e ritrovarlo invece con una forza, con un vigore fisico chiaramente dalla malattia diminuito, mi ha insegnato come della debolezza si può fare un punto di forza. E questo è stato molto commovente, un ritorno, è un grande regalo che ha fatto a me, a Massimo, a Paolo, a Fausto, a Fabrizio, ai due Fabrizi, cioè un grande regalo come umano. E ti assicuro che usare la parola umano con Ronconi non era non era così scontato. No, no, bellissimo questo che dici. So che poi voi siete mobilitati sempre, la famiglia Lema, no, ma magari se vuoi anche rimanere qui potete salire gli altri, il resto della famiglia Leman, mi piacerebbe. Beh, adesso voi siete altri pezzi, cominciamo dal Neofita. Non vedo De Francovic, vero? No, non c'è, e manca il capostipite. No, per esempio sono curioso di sapere per Fabrizio Gifuni, che pure è un attore che ha fatto cose importantissime, molto noto, molto amato, e che questa è stata la sua prima e unica esperienza con Luca Ronconi. Se prendi un microfono, grazie. Sì, guarda, io ancora fatico a capire quello che sia successo, nel senso che poi naturalmente con il senno di poi diventa tutto ancora più misterioso, non so come, che altro termine usare. È molto strano quello che è successo, no? Cioè io ho incontrato Luca in accademia alla Silvio D'Amico, lui venne per un breve periodo di 2 settimane, il tempo di fare un piccolo lavoro, piccolo nel senso come giorni, naturalmente straordinario, come sapeva essere sempre lui quando lavorava soltanto sui testi. Noi non ci siamo neanche messi in piedi, lavoravamo soltanto su Riccardo II e Candelaio, e quello è stato l'unico incontro che io ho avuto di lavoro con Luca prima che arrivasse questa misteriosissima chiamata, ma veramente un po' da film, no? Io naturalmente ho visto quasi tutti gli spettacoli che ho visto scorrere qui, ero di quegli attori spettatori che prendevano la macchina e prendevano il treno per venire a Torino a vedere Gli ultimi giorni. Mi ricordo l'emozione di vedere il debutto di un mio compagno di scuola che debuttava come Pereo nella Mirra. Però un po' perché, come sai, appena finita l'accademia sono entrato, ho iniziato a lavorare con un altro grandissimo regista. Sono contento che lo dici. Con un altro grandissimo regista che ha fatto la storia del teatro, insieme a Luca, insomma uno dei grandi maestri del teatro di regia del Novecento, che è stato Massimo Castri. Pure dovrebbe essere, scusami, che è stato anche direttore a Torino, esatto, anche se in maniera piuttosto movimentata, e un po' perché le cose non sono successe. Lui non ha cercato me, io non ero uno di quegli attori che andava a cercare Luca, e poi improvvisamente è successa questa cosa che io considero uno dei regali più belli che questo lavoro mi abbia dato in tutti questi anni. Il modo in cui Ronconi mi ha cercato è stata una delle cose che non dimenticherò mai come lezione
Lui non mi ha chiamato direttamente, mi ha fatto chiamare da un'attrice da un'attrice giovane, da Lucrezia Guidone, con cui lui aveva lavorato negli ultimi anni, con cui io avevo fatto un film, e lui mi ha fatto chiamare da lei perché dicendogli puoi sentire perché magari non gli piace quello che faccio, magari mi scoccerebbe e mi dicesse di no. Ecco, cioè, ed era vero, io l'ho sentito che era vero questa cosa. Allora pensare a, vabbè, insomma, no, a tutti i registi, a tutte le cose che capita, che ogni tanto magari ti chiamano con il tono della voce contiene già, ma tu hai capito chi ti sta proponendo questo lavoro? Hai capito chi sono io, no? Ecco, pensare questa cosa di Luca a me mi ha... Poi uno può dire Luca era anche di un'intelligenza diabolica, luciferina, che ho riconosciuto ad esempio nel primo incontro, quando ci siamo incontrati lui mi ha detto sono molto contento, ci terrei moltissimo, non sono bravo a fare salamelecchi, però io e te abbiamo fatto gatta. Ecco, questa io ho capito subito che era una cosa, capito che era proprio una captatio che ti metteva in ginocchio, no? Soltanto che lui potesse pronunciare questa cosa. Questo spettacolo è stato un regalo immenso, io ho faticato moltissimo, credo come tutti, insomma, Massimo, appunto, avevo accanto attori giganteschi che avevano fatto la storia del teatro di Luca, quindi io veramente mi affacciavo con molta timidezza e ho faticato per tanto tempo a capire dove stavamo andando. Questo poi mi raccontava Massimo, mi raccontavano tutti che era una cosa che succedeva spesso nei suoi spettacoli, insomma, mi hanno molto confortato. E questo perché era sempre, insomma, anche questa è una cosa molto scontata da dire, ma era sempre talmente tanto avanti con lo sguardo e con lo scatenamento di un immaginario, che molto spesso, appunto, come dice Don Ciccio in Gravallo, come dice Gadda, gli enunciati si accendevano nelle orecchie, nella mente dell'interessato a distanza di ore o anche di mesi, no? Come lo zolfanello illuminatore, uno dice ah ecco questo diceva Don Ciccio, e tante volte noi a distanza di tempo diciamo ecco che cosa mi aveva chiesto Luca, no? E anche in questi giorni, anche ieri sera, durante tutte le repliche fatte a Via Rovello, io ho conosciuto e concludo Luca soltanto nell'ultima parte di cui parlava Massimo, ma quell'ultima parte, credo quell'ultimo segmento conteneva un po' tutto, anche quella parte forse che Luca non aveva mai espresso così, cioè quella parte di debolezza, di struggimento, dovuta proprio all'impedimento fisico, molto spesso di non poter salire sul palcoscenico, ed è stata una cosa, insomma, struggente e molto commovente, di cui io non finirò mai di essergli grato, e di essere grato a questa chiamata misteriosa con cui quest'ultimo spettacolo aveva voluto chissà cosa ricomporre nella sua testa, non lo so. Grazie. Paolo Pierobon è un altro che è cresciuto... Tu avevi cominciato in maniera diversa, perché poi credo essere la tua grande occasione, ti sei anche rotto un piede prima di cominciare con Ronconi, se non sbaglio, no? Con Necrosius mi sono rotto un piede, sì. Mi ricordo, dove era la parte da protagonista, ma poi l'ho fatto, eh? Sì, lo so, però sì. Insomma, eri un po' bloccato, diciamo. No, e invece... Anzi, mi è venuto anche meglio, perché la gente diceva, poverino, c'è il piede rotto, cazzo, però è bravo. E invece poi con Luca Ronconi in questi anni ultimi, insomma neanche pochissimi, oramai abbastanza, sei come rinato, gradualmente, insomma, sei diventato la gaffe sicura in questo contesto, insomma, l'attore di riferimento, sì. di questi ultimi anni, ecco, insomma, lo dico, è vero, insomma, no? Anche con la tua grande fisicità. Per esempio questo, adesso loro dicevano questa cosa sacrosanta, no? Io mi ricordo di aver visto Luca durante le prove, negli anni, tanti anni fa,
che saltava sul palcoscenico d'un balzo, era una specie di ossessione, di incubo anche per gli attori, no? Che se lo vedevano arrivare addosso durante le prove. E invece a te ti ha spinto, insomma, una fisicità sfrenata, lo dico perché poi vedendoli in fila tutti e tre hanno delle tirate, chi c'era ieri sera o chi l'ha visto prima, Lehmann, no? Pazzesche. A te ti hanno visto poco perché ci sei stasera, nella seconda parte hai più spazio. Mi interesserebbe questo tuo crescere, non solo di fisicità, di presenza scenica, e che però è anche il tuo peso specifico come attore, credo che sia aumentato moltissimo. Guarda, tu ti ricordi Santa Giovanna dei Macelli, dove come fisicità c'era proprio un dispendio clamoroso. Io ho debuttato con Luca al Festival di Spoleto nel 2009 e in 7 anni ho fatto 10 spettacoli. Sì. La cosa incredibile è che io ho debuttato con lui come attore, perché facevamo un altro gabbiano da Chekhov e c'era Luca in scena che faceva Dorn al Festival di Spoleto, alla Chiesa Sconsacrata, eccetera. Simone. E che posso dire, era già in dialisi. Io però ho visto un leone ferito, ma sempre un leone, durante le prove, perché vi racconto solo una cosa che è metà tra l'horror e il... Però lui aveva questa valvola che si usa in dialisi, no? Ce l'aveva sempre attaccata. Lui durante le prove non ne voleva sapere, una volta l'ha pure staccata, gli è uscito sangue e lui è andato avanti con la battuta, è svenuto, si è ripreso dopo 30 secondi, ha fatto una piccola ischemia, poi ha pure vomitato, si è ripreso, dove eravamo? È andato avanti come se non fosse successo niente, braccio insanguinato, secchio col vomito e tutto, niente. Per cui questo è un episodio, ma è sintomo, cioè Luca era questa cosa qua, arrivava prima di tutti, finiva dopo di tutti, non mollava un attimo. Grande insegnamento, ne parlavo ieri con Massimo, e quello che uno dei regali che ci ha fatto è darci una consapevolezza di un lavoro di squadra e di un lavoro di grande rispetto tra di noi, di vero gioco teatrale, un gioco da fare molto seriamente. E in questo Luca, se poteva partire con una sgridata, poi Massimo ha conosciuto tempi sicuramente più crudeli, io forse quando ero un po' più addolcito, però io lo vedevo tantissime volte che poteva cazziare tantissimo un'attrice, un attore, poi voltarsi dopo 2 secondi e vedere, è stato troppo cattivo, cioè tipo era veramente un personaggio che teneva sempre dei livelli di consapevolezza paralleli e insomma un grande maestro. Roberto Zibetti invece ha una storia più lunga, perché tu sei stato un allievo suo, insomma io ti ricordo, sì, da sì, diversi sì, anni sì. Che insomma sì. Sì, sì, stato io ho conosciuto Luca Ronconi, avevo 17 anni, quindi mi ricordo inevitabilmente intrecciata con Torino, col Piemonte, mi ricordo questa Passat familiare bianca guidata tendenzialmente da Nunzi, che è stata un personaggio fondamentale per questi anni torinesi. È bello, questo lo dico non fra parentesi, insomma, se parliamo di Luca a Torino ma anche a Roma, insomma, forse bisogna ricordare Nunzi e dedicarle non so cosa. E in questa Passat bianca guidata da Nunzi c'era Luca Ronconi con questa barba già bianca ma già carismaticissima, mi ha fatto molta impressione vederlo qua a un'età che potrebbe essere quasi la nostra, con quale precisione lui dice, beh, prima di presentare una stagione è bene averci pensato, che è veramente un segno dell'approccio che lui aveva alle cose. E quindi seguivo questa Passat perché io avevo deliberatamente lasciato la scuola di Milano perché Ronconi era a Torino e ritenevo di dover imparare le cose sul campo, quindi seguivo questa Passat, poi gli chiesi di fare un provino, poi ho seguito le prove magnifiche di Strano Interludio al Milanollo di Savigliano, che nelle strutturazioni ne fu aperto. L'uomo difficile, questo scalone magnifico con Poppi che andava su e giù, che credo sia la metafora più
precisa della nostra condizione di attori, almeno come la vedo io, gli ultimi giorni dell'umanità, in cui io, quando chiesi a Luca mi fai un provino alle 2 di notte seguendo questa Passat, dove andava, non mi andavo, mi fai un provino, mi disse che vuoi fare l'attore, e io detto sì, mi chiamò agli ultimi giorni dove fece delle figurazioni speciali, dicevo 5 battute di cui parecchia massima erano e poi le ultime 2 le dicevo a Mauro Avogadro, che presiedeva il banchetto finale, che sarebbe stato interrotto, se non sbaglio, non, niente meno che dai marziani. Gli dicevo: agli ordini, signore, bombe a mano. E quello che a me rimane, per me Roncone è stato veramente fondamentale, perché mi ha accompagnato in questi, posso dire che io mi, insomma, provo piacere reale a stare sul palco da quando ho debuttato con Lehman, per cui sono quasi 23 anni di formazione, e con Strehler e Klaus Michael Gruber sono i veri riferimenti della mia formazione. Forse Strehler, ogni tanto mi dico, mi ha passato la magia del teatro. Gruber l'aspetto umano, che è altrettanto fondamentale nel teatro, e Luca Ronconi, l'enorme regalo che a me ha fatto, e ce n'è voluta, come vi ho detto, oltre al tempo, è stata la sua pazienza e il fatto tecnico. 3 cose a me ha realmente lasciato. Il fatto, quando la prima roba è la conoscenza, cioè per proprio parlo di strumento attoriale, cosa serve per far maturare uno strumento, una cosa molto lunga, appunto. La prima è il pensiero. Luca diceva: il teatro è conoscenza, cioè diceva, lui diceva, sono parole sue, le dico con più semplicità, però lui diceva: la realtà mi annoia. Il teatro, in quanto consente un processo di conoscenza, di approfondimento delle cose, delle relazioni umane, mi appassiona. E questo per me è veramente specie in questo tempo in cui, purtroppo, per colpa di nessuno, però la furbizia di fatto impera come una sorta di pallido surrogato dell'intelligenza. Sapere che la cosa fondante è quello che diceva Massimo: andare a cercare e magari anche arrivare in zone disturbanti per te e per gli altri, per me è un dono prezioso. Il secondo è un dono squisitamente, diciamo, tecnico, che riguarda proprio la mia fisicità come attore. Ve lo riassumo così: durante le prove di Aminta mi disse se respiri forse potrebbe diventare piacevole recitare. Massimo ne sa qualcosa. Per me fu una sofferenza infinita, mi chiamò come acerbo protagonista di una cosa che provammo 20 giorni e, come diceva Fabrizio, io 6 mesi dopo sul set di un film ho detto: ah, ho capito cosa mi chiedeva. Però erano passati 6 mesi e lo spettacolo non sarebbe stato ripreso. Fatto sta che all'inizio delle prove di Lehman 20 anni dopo, Luca, che era solito riprendere esattamente come dicevi da dove aveva lasciato, mi disse: non respiri. Per cui, fino a quando, dopo 40 giorni di grande insistenza e pazienza sua, la sua mano si mosse così e disse: così è giusta. E di lì io ho iniziato a respirare, e questo ho raccolto finalmente in maniera piena il dono più grande che potessi ricevere, cioè il fatto di sentirmi un esecutore come un professore d'orchestra sul palco in mezzo agli altri. Ora ho capito perché ti ha dato il ruolo dell'unico Lehman buono. Non è buono, lui insisteva, non è buono. Lui diceva: è un democratico ed è un fariseo, non mi fare il 68ardo. Non è non sono d'accordo, ma non sono d'accordo. Capite la differenza? Come Hillary, tale quale. Dopo 40 giorni ho capito. E io vi ringrazio perché so che dovete andare a lavorare. L'ultima roba che volevo dire: negli ultimi tempi Luca parlava moltissimo durante le prove della generosità. Diceva che il valore supremo, per quanto espresso in maniera burbera, è l'affetto e la generosità. E questo, insomma, quello che diceva rispetto agli ultimi anni. E, insomma, questo. Per cui, bene, grazie. Grazie a voi. Proviamo invece, insomma, state tranquilli che non sarà troppo analitico, a ripercorrere la prima esperienza di Luca Ronconi col Teatro Stabile di Torino. Chiedo a Italo Moscati, che ha scritto un libro su tutto Luca Ronconi, sulla grandezza del personaggio,
e che insomma ci racconta, perché Riccardo III con Vittorio Gassman, lo dico perché aveva già cominciato a fare i suoi spettacoli, vieni sa, prego. E Luca Ronconi nel 66-67 aveva cominciato a fare il regista, e devo dire, insomma, no? Con qualche lungimirare aveva fatto degli spettacoli che già sconvolgenti, come i famosi Lunatici, e devo dire con grande intuito e gran senso dello spettacolo, Vittorio Gassman, che era una star conclamata, gli chiese di fargli di fargli da regista. Ah no, c'è il microfono, prego. Allora, diciamo che il libro si intitola Luca Ronconi. Non è un libro che ho scritto su Ronconi una cosa a sé, perché aveva avuto negli anni del laboratorio. Con gli attori è stato fondamentale, e lui lo dice spesso nelle sue interviste e anche nelle chiacchierate che abbiamo fatto, e la nostra amicizia è stata intessuta appunto di questi degli spettacoli che andavo a vedere, a cui riferivo, ma anche di un rapporto personale di scambio e anche di simpatia. Mi ricordo la telefonata che lui mi fece dopo una notte di lavoro, di prove, da Milano. Aveva letto Utopia senza paradiso e mi disse: sono profondamente commosso e ti ringrazio. Da quel momento ci siamo un po' seguiti discontinuamente, ma l'ho seguito passo passo. Per esempio, è stato citato lo spettacolo Utopia, che è quello che anche ha recitato qui a Torino e che io vidi qui proprio a Torino, nel locale dove si doveva celebrare l'Unità d'Italia, che poi rimase fine a se stessa, cioè non si è poi sviluppato. Lui fece questo Palazzo a Vela. Esatto, il Palazzo a Vela, bellissimo spettacolo. Ma prima ancora, l'altra occasione straordinaria che mi ha convinto che dovevo fare questo libro a un anno dalla sua scomparsa è stato l'Orlando Furioso. Era un giorno d'estate, c'era un sole canicolare, ci incontrammo piazza di Spoleto, io e Michele Placido. Michele Placido ancora era un poliziotto, ancora non aveva, non si era ancora incamminato nella carriera che ha fatto. Cercavamo Luca, lo abbiamo cercato fin tanto che siamo capitati in una trattoria dove lui era con gli attori che poi molti di loro lo hanno accompagnato degli anni. Erano molto tristi. Pranzo che facevano si vedeva che non funzionava. Gli chiesi: ma che è successo, Luca? Ma è venuto Bongianchino, che era il direttore artistico del festival, a vedere le prove dell'Orlando, e ha detto, e ci ha detto: sarà un flop, sono preoccupato, forse dobbiamo sospenderlo. Erano molto tesi, c'era la prova generale, il pranzo durò pochissimo, si andò dal chiosco dove poi lo spettacolo sarebbe stato preparato, ripresero le prove in mezzo a queste macchine e arrivò subito, quasi immediatamente, la prima,
che cambiò totalmente la previsione che aveva fatto Bongianchino e l'entusiasmo che ci comunicò a tutti. C'era anche Franco Quadri, che è stata la persona che poi mi ha avviato a scrivere il teatro per il periodo in cui l'ho fatto, e l'entusiasmo in qualche modo correva tra me e loro per i miei versi. Fu una serata indimenticabile che si concluse con una festa in un palazzo di Spoleto con la Mariangela Melato, che aveva ancora il naso becco, che poi dopo si toglierà, e Daria Nicolodi, che ballarono nude sotto una lampada, e fu una notte che non dimenticheremo mai. Questo per dirti, e qui l'ho sentito, è stato molto bello quello che hai fatto Gianfranco facendo parlare loro nei rapporti con Luca, e il libro è un tentativo di capire questo segreto. Una persona coltissima che sapeva sedurre le persone con quell'alternanza di voce roca che gli veniva e nello stesso tempo anche con una richiesta di scusa, di perdono. E io ho anche capito proprio stasera che cos'è che lui ha rispetto ad altri registi. Noi abbiamo visto delle immagini. Queste immagini tentano di fare una storia, ma come sapete la televisione in particolare, ma anche il cinema, quando riproducono le scene non riescono mai a comunicare una vera e propria emozione, si sentono i rumori. Io sentivo tanti rumori di questi filmati e pensavo che in realtà quando ho visto alcuni di questi spettacoli, quasi tutti, questi rumori non li sentivo e mi sono domandato perché. Perché? Eppure i rumori in teatro ci sono, gli attori camminano, gli scricchioli ci sono, se uno ci fa caso, anche adesso si sentono gli scricchioli, ma quello che succedeva era il ritmo che Luca sapeva infondere alla lettura sua personale dei testi che faceva e nello stesso tempo quel ritmo che era un ritmo che comunicava agli attori. Non era il ritmo dei movimenti, il ritmo del pronunciare le parole, era una forma, devo dire, di comunicazione diretta, uno scambio. Entrambi, il regista e i suoi attori, ritrovavano in comune un ritmo interiore che è solo dei grandi, che non hanno la necessità di rispettare i ritmi del cinema. Oggi va alla velocità del teatro pure, ma quello che conta è il ritmo, che varia, che può essere veloce invece o lentissimo. La grande trovata, grande soluzione geniale secondo me di Ronconi è di aver trovato in questo ritmo interiore, che è un elemento di scambio tra attori, lui e gli autori, che considerava, mi sembra, il suo più grande regalo, che troviamo in tutta la sua proposta. Ed è effettivamente quello che personalmente, poi parlando prima, senza sapere che se ne sarebbe andato, anche se sapevo che era malato, gli chiedevo un po' questo segreto, perché, ma secondo te qual è il tuo carisma? E lui francamente era imbarazzato da questa domanda. Gli parlai proprio del ritmo interiore, cioè di qualcosa che avveniva, e lui ha detto una cosa che per esempio gli attori dovrebbero conoscere, scritto nel libro, che lui non pensava se non alla collaborazione degli attori, era la sua preoccupazione. I testi, mi diceva, io li leggo velocemente, trattengo le scene che mi interessano di più, quelle che mi comunicano, quelle che mi danno emozione, ed è queste, sono queste scene che fanno il montaggio dello spettacolo che stiamo provando e che proveremo. E allora io ho capito che cos'è tutta l'impalcatura critica di cui non ce ne facciamo niente, impalcatura che sono a un certo punto lontane dal lavoro del teatro, e questo incontro di oggi mi sembra fondamentale, aver dato la parola per primi agli attori e di aver fatto vedere il lavoro che la macchina da presa tradisce, che come documento va bene, ma è lontanissima di comunicare quello che ci ha regalato, che è una piccola leggenda, anzi forse l'unica leggenda del teatro del dopoguerra. Abbiamo avuto dei grandi registi, ma come Luca nessuno. Vi ringrazio. Grazie a te. Grazie. E mentre tu parlavi degli attori, è arrivato un altro sommo attore, un altro alter ego di Luca Ronconi. Massimo De Francovic. Che problema!
criticone, eccolo lì. Nelle mie notti. Perché sono stato prescelto soltanto per riabilitare Tersite e non anche per disonorare Achille? Perché non mi è stato dato il vigore per abbattere il peccato di questo pianeta con un colpo d'ascia? Perché non mi è stata data la forza intellettuale per costringere l'umanità stuprata a mettersi a gridare? Perché il mio grido di risposta non è stato più forte di questo stridulo comando che ha avuto il potere sulle anime di un globo terrestre? Quanto sei bravo, Massimo. Sei bravo, e anche questi tuoi movimenti di volto, di occhi, di testa, di labbra, mentre ti sentivi, devo dire che erano espressive moltissimo la tua emozione. Credo che sei entrato proprio anche in questa... Devo dire che è stato bravo Gianfranco a creare questo mood. Sei entrato molto bene in questo sentimento generale di Ronconi, che non è semplicemente sentimento a fine se stesso, è una ricostruzione del lavoro che voi avete fatto. I tuoi colleghi sono venuti qui e ognuno, vero Gianfranco, ha raccontato un episodio, un'emozione, una battuta che Luca gli ha regalato. Questo è un profondissimo rapporto d'amore, ma anche un profondissimo lavoro di conoscenza di un grande illuminista. Perché io credo che se una cosa che ha fatto Ronconi è di usare la sua luce anche in senso classico, cioè l'illuminismo che noi conosciamo come premessa di una rivoluzione, è di una rivoluzione che forse lui non ha compiuto per la sordità generale del nostro teatro e per le sue strutture, le sue istituzioni un po' burocratizzate. E la cosa più viva che ci è rimasta però è questa serie di cose che ha fatto anche nel lungo periodo di Torino. E qui vi dico un'ultima cosa e taccio. Io voglio dire che l'avventura di Ronconi a Torino, lo stabile, si inserisce in un'attività torinese del teatro che io non riesco a dimenticare. Fino dai tempi delle serate qui con Barba in un locale dell'Unione Culturale, mi pare si chiamasse, Pietro mi può confermare, e altre situazioni che qui a Torino erano chiamate al Cabaret Voltaire di Fadini, che era un critico di rinascita, una persona che è stato un grande animatore, che aveva anche organizzato un bellissimo incontro su Carmelo Bene, voglio dire anche come vanno le cose nel teatro, raccogliendo tutti noi, anche quelli che non ci sono più, testimonianze sulla sua vita. Il libro non esce per una lite tra le donne che in qualche modo si occupavano di lui. Come diceva la compagna, una delle compagne di Carmelo, siamo state badanti, ma però non sono state badanti abbastanza per far uscire questo libro. Quindi Torino è importantissima nel suo tessuto di ricerca e di attenzione. Si è inserito Luca, credo, sollevando ancora di più il suo prestigio e restando, come facciamo qui, a ricordarlo, penso che gli facciamo piacere. Grazie ancora e concludo. Dal microfono. Massimo De Francovic, dicevo non a caso che sei un altro alter ego, una grande famiglia arcobaleno, quella di Luca Ronconi, e molto di quelle, come si chiamano, allargatissime. Tu però, io penso al professor Bernardi, penso al criticone, insomma tu sei stato quei personaggi, credo, in cui Luca gli piaceva anche, insomma, non dico riconoscersi, ma insomma che ricordava anche Relir. Relir, certo. Ah, beh, quello già è più problematico, però no, cioè, è più complesso ed è contraddittorio. Mentre sei stato bravissimo, eri grandioso, è andato via uno dei tuoi giovanotti, Popolizio, insieme a Kirsten Stewart. No, tu sei veramente, dico, un, insomma, la tua voce, il criticone, insomma, rimane, non so, per te. Tu però sei un attore che ha una lunga storia. Tu hai conosciuto, tra l'altro, Ronconi prima di tutti quanti noi, credo, no? In anni
di giovanili? In accademia. Addirittura? In accademia, sì. Lui uscì 2 anni prima di me dall'accademia e ebbe un boom come attore i primi 2 o 3 anni. È vera quindi questa? Io l'ho visto anche, andavo sempre a vedere Candida al Teatro Valle e diventò veramente un attore di primissimo piano, un attore giovane, no? E ogni tanto tornava in accademia a salutare i maestri, i professori, e noi c'eronconi. Sì, insomma. Poi ci siamo un po' persi di vista, però vorrei dire, per me questa Lehman Trilogy con la quale siamo andati in scena ieri sera al Carignano, qui, è molto emozionante perché proprio qui, all'inaugurazione del Teatro Stabile da parte di Luca nel 1989, per me era la prima volta che lavoravo con Ronconi. Dopo aver fatto molte cose diverse, io sì, ti ho visto anche fare Edoardo, giusto? Come no, ho fatto Filomena Marturano. Hai fatto moltissime cose diversissime. Sì. E poi improvvisamente... Improvvisamente andai un po' in crisi e scrissi una lettera a Luca dicendogli in soldoni, io ho bisogno di lavorare con te. E lui mi chiamò. Così? Sì, mi conosceva naturalmente. Sì. E quindi il mio debutto con Ronconi è stato proprio qui a Torino, dove ora noi portiamo la sua ultima bellissima cosa. E quindi per me, insomma, sono ricordi molto, molto vivi, ecco, molto, anche perché lui scelse come inaugurazione non una cosetta facile, ma Strano Interludio, 9 atti, 6 ore e un quarto. Di spettacolo. Con una scenografia gigantesca che continuava a camminare, a muoversi come fossimo al cinema. Beh, era un treno, era il vagone di un treno, e avevamo le maschere di lattice, forse l'avrà detto Popolizio perché c'era anche lui, c'era Laranzi, Popolizio, mia moglie Paola Bacci, insomma, e avevamo queste maschere di lattice perché i personaggi invecchiavano. Venivano da 20-30 anni, arrivavano ai 70 e ogni tanto ci cambiavamo la maschera che era più da vecchio. Erano di lattice e averle in faccia per 6 ore e un quarto era una cosa, a parte la fatica e la concentrazione, ma avveniva questo che si sudava tanto e queste maschere avevano una fascia per tenerle ferme così. E qui si formava talmente tanto sudore che se uno si chinava in scena veniva giù una specie di ruscello ogni volta. Vabbè, no, è stata una grande impresa, c'era molta eccitazione, molta... bellissimo. Beh, insomma, sì, è stato un evento anche quello, venne prima del Lingotto, venne. Poi dopo nella ripresa, che quando andammo in giro con Strano Interludio, tolse un atto. Sì, e allora durò 5 ore e mezzo invece che 6 ore e un quarto. Però non rinunciò a filmare quell'atto che aveva tolto e che veniva trasmesso nel... Me lo ricordo, è vero. Sì, veniva trasmesso nel foyer dei teatri, sì, sì. Insomma, per dire c'è anche quello, chi lo volesse vedere. Insomma, no, ripercorrendo così di corsa, insomma, no, ne fate molte altre con Ronconi anche a Roma, l'Argentina. Beh sì, perché poi c'è stato Torino, Roma e Milano poi. Certo. Però appunto tu, ora non ti voglio citare da Villaroa, siamo giusto a Torino e non dico altro, però no, sei stato davvero di quel personaggio carismatico, ancora ieri sera, cioè ancora in Lehman. Tu sei il patriarca, sei il fratello maggiore, infatti continui ad apparire come il fratello maggiore fantasma. Penso appunto al criticone, penso al professor Bernardi, che insomma, se messi in fila, insomma, no, sono anche un corpus ronconiano particolare, insomma, quello anche della, come si dice, della presa di coscienza, quello dell'esplicitazione. Beh, sì. Sei stato in qualche modo il megafono di una parte importante del pensiero di Luca, questo mi chiedo. Non lo so. Io lo penso di sì, ecco, tanto per dirtelo, però. Non lo so, perché uno era lì talmente coinvolto
a fare quello che faceva, ed erano talmente difficili le cose che bisognava fare che lui chiedeva. Non mi sono mai posto questa domanda, anche perché lui aveva un modo di lavorare molto diverso da testo a testo e da attore, cioè non era mai uguale. Quindi non so se sono stato un mega, mi sembrerebbe una cosa un po' presuntuosa dire questo. Ah, ma infatti lo dico io tranquillamente. E quindi questo non lo so. So che per me, insomma, è qualcosa di indimenticabile, qualcosa che non ci sarà mai più, perché Ronconi non era un regista, era un inventore, direi. Un inventore soprattutto di spazi, perché lui la cosa che amava di più era inventare uno spazio, tipo il Lingotto, tipo Infinitis, tipo l'Orlando Furioso e tante altre cose. Non che in un teatro col sipario si trovasse mal partito, però era lì che lui si scatenava, e lì bisognava essere bravi a capire che spazio era, che funzione dovevi avere in quello spazio e sposare questo spazio, che erano spesso nuovi, come, e lì non era facile, insomma, sposare sia quello che lui suggeriva e sia il luogo dove ci si trovava. Grazie. Io so che tu preferisci, purtroppo sì, perché devi andare a casa Lehmann. Ho il trucco. Potrei raccontare una cosa ancora breve che mi rimase molto impressa durante le prove del Relir. Provavamo a Cinecittà, mi ricordo, in quegli studi grandi dove era stato riprodotto. C'era la famosa scena della tempesta, della pazzia, soffiate venti, eccetera, eccetera, che non veniva. Non riusciva a fare quello che lui chiedeva. Ogni volta diceva no, non va bene, no, non va bene, che era andato un po' in crisi, insomma. E però me la suggeriva soltanto, lui recitava anche, no? Faceva, me la suggeriva soltanto con le sue idee. Voglio questo, voglio questo, no, non ci siamo, non c'è. Finché un giorno gli dissi: Luca, fammela vedere, fammela sentire, forse capisco qualcosa. Dice: no, mi vergogno. E io rimasi, e dico: che dici, Luca? Dico: guarda, non si va avanti, se tu non mi fai capire e me la fai sentire un momento, non se ne viene fuori. Allora lui fece uscire tutti, tanti eravamo lì, attori, tecnici, fece uscire tutti. E rimanemmo soli, io e lui, appoggiati alla ribalta, c'era il copione lì. Lui dette un'occhiata, così. E poi cominciò questa cosa impressionante, e capì anche perché si vergognava, perché veramente era qualcosa di, era un capitano di una nave che affondava in mezzo alla tempesta, in mezzo ai marosi, in mezzo al vento, urlava queste frasi sconnesse, non c'era più una linea logica in quello che faceva, ed era veramente impressionante. Durò poco, un minuto credo, però dice: ecco, adesso vedi tu quello che puoi fare, chiuso il copione, adesso tocca a te. Diabolico come sei. Adesso tocca a te. Io non credo di aver raggiunto quel livello veramente impressionante, però è stata una buona spinta, ecco. Grazie Massimo De Francovic, torna a casa Lehmann, che la famiglia ti reclama. No, attento a te. Beh, dopo un grande signore del teatro, che sarà bene che guardi bene dove metti i piedi. Allora, dicevo, dopo, beh, quasi naturalmente devo chiamare quassù una grande signora del teatro, del teatro italiano in assoluto, del teatro ronconiano in particolare. Fa finta di non sapere chi è. Francanuti.
suonato due volte. Ho sentito, signora. Correte da mio figlio. Ditegli di venire subito da me, ho da parlargli. Sapete dove si trova la villa degli Inkel? Si trova là, signora Era, questa sera. E dove dovrebbe essere? Credevo che fosse dove va di solito. E cioè? Dalla signora Vinton. Beh, ma dalla signora Vinton. Mio figlio non ci va poi così spesso. Questo che cosa vuole dire? Che cosa viene a fare lui qui, nella mia stanza? Un tentativo di intesa con te, Gilt. Non ha mai fatto simili tentativi. Vuole stasera. L'ultima volta che ci siamo trovati faccia a faccia fu davanti a un tribunale. Beh, Francanuti, insomma, è già acceso, funziona tutto da solo. E, dicevo, Francanuti, beh, qui è in questa presenza televisiva, credo che poi ne parleremo anche, del Johann Gabriel Borkmann, che Ronconi fece per la televisione, giusto? Andò solo per la televisione con queste due sorelle, sì, straordinarie, opposte e similari, che erano appunto Francanuti e Marisa Fabbri. Anche abbastanza nella vita, eh? Sorelle. Beh, con Ronconi poi siete state, cioè, eravate anche due dottori tedeschi, sì. In ignorabimus. Sempre queste parentele fittizie corrispondevano però a una grande una grande vicinanza tra noi, eravamo molto molto amiche. È bello, perché anche questa è anche l'occasione per ricordare Marisa Fabbri, sì, che volentieri. Prima abbiamo visto sulla scala dell'Uomo Difficile, e che è un'altra presenza che ci manca. Sì, quando io sono stata chiamata la prima volta da Luca, che conoscevo da ragazza, abbiamo avuto due storie diverse, siamo più o meno della stessa classe, quindi lui ha agito a Roma, io a Milano, però ci siamo sempre sorvegliati, come possiamo dire. E nel 78, dopo aver avuto già molta esperienza, alcune delle quali fortunate, io l'ho incontrato non più come spettatrice, ma come attrice, in Johann Gabriel Borkmann. E ci siamo guardati e lui non mi ha detto, come è successo, ancora mi vergogno, però aveva per me, dato che arrivavo lì già preparata, un po' di timidezza al quadrato, e mi ha detto: beh, non so quello che ti propongo, se ti va, se non ti va dimmelo. Ti puoi immaginare se io ero in grado, ero lì che stavo in piedi a malapena, e se ero in grado di dire se mi piaceva o no quello che mi proponeva. Comunque quella è stata la prima volta nel mio cammino ibseniano, perché io sono arrivato da lui che avevo già fatto diverse cose di Ibsen e mi consideravo un'attrice ibseniana. E poi siamo stati di nuovo lontani, poi mi ha chiamato negli anni 80, ci siamo precipitati a fare cinque cose insieme, Ignorabimus, Tre Sorelle, I Diavoli delle Carmelitane e io Donna dei Dolori. Fino a Donna dei Dolori, tutte le altre sempre con Marisa, poi eravate altre due presenze feticcio, evidentemente, sì, perché sì, sia nelle Carmelitane, sì. No? È vero, Carmelitane, Tre Sorelle. Sì, sì, soltanto la cosa. Che tra l'altro io, quando lui me la presentò, Donna dei Dolori, la lessi e dissi: grazie tante,
la fa fare a Marisa per piacere, io non sono capace. Addirittura? Sì. E lui mi ha detto, no, la fai tu, la facciamo insieme. Lui lavorava in Austria, quindi io ero costretto ad andare due volte alla settimana a Monaco a provare questa cosa in questo albergo dove lui c'era. Non capivo nulla, sia perché la Valduga è una grandissima poetessa, sia perché non riuscivo a trasferire le cose che voleva lui, come un po' come la tempesta di Rallire. Però piano piano mi sono accorta prima di tutto chi era lui. Lui era uno, come ho detto alle nostre salive prima, non era uno che guardava gli altri, li vedeva. Quindi voleva che fossi io, perché evidentemente aveva scoperto che io avevo qualcosa dentro di me che non era mai stato usato, rivelato, confessato a me stessa, che corrispondeva a questa donna. E effettivamente, come in altre occasioni, pur essendo io una che aveva sempre privilegiato la famiglia al lavoro e avendo tutto sommato recitato poco e insegnato di più per suo volere alla scuola di Torino, tra l'altro desidero affermare di essere una torinese nata a Torino, vissuta in via Principe d'Acaia, vissuta in via Groscavallo. Ho avuto anche un'allieva che ha vissuto nello stesso appartamento nel quale io facevo la prima e la seconda elementare, via Principe d'Acaia, sì. E quindi, scusa, ho perso il filo. Ecco, sì, Donna dei Dolori. No, volevo affermare che appunto Torino è stata per me la mia città natale, ma la grande città che io ho proprio sempre sentito profondamente nel cuore. Quindi che accadesse qua questo era particolarmente significativo per me, ce la misi tutta e fu un successo. Abbiamo parlato poi in giro per l'Italia tantissime volte, ancora la dico con piacere quando capita l'occasione. Cosa ti posso dire di lui? Lui era quest'uomo misterioso, affascinante, di cui Marisa Fabbri, parlando di lui, diceva: conosce la gentilezza. Io sento parlare delle sue sfuriate, sento parlare delle sue rabbie, non mi è mai successo di incontrarlo sotto questo aspetto. L'ho incontrato sempre severo, esigente, certe volte non completamente gentile, qualche volta non completamente gentile, più che altro stava zitto, e stando zitto, quando tu mi chiedi scusa, io voglio sapere, può andare? Bene, per le domani. Si rifiutava di dare giudizi negativi, almeno con me, poi non so con gli altri. E l'ho molto apprezzato, molto amato. Quello che mi lascia di sé è questa analisi del testo. È vero, forse lui leggeva frettolosamente il testo, gli bastava, appunto perché non guardava ma vedeva, ed era l'uomo uno, nessuno, 100.000. Tutti noi dicevamo: senti, ma come fa a sapere questa cosa? Qua sembra che abbia vissuto 1000 vite. Era così, nonostante la sua vita strana, appartata, misteriosa. Quando incontravo un personaggio di quello, sapeva tutto. E la grandezza, secondo me, consisteva nel sapere del personaggio che ti affidava il passato, ma anche l'avvenire. Per cui tu andavi a casa, avevi finito la tua parte, il tuo personaggio si era concluso, e ti chiedevi con insistenza: ma dopo che cosa gli sarà successo? E ti spingeva a continuare a pensare al tuo personaggio.
poi ho avuto la emozione di vederlo commuoversi molto quando abbiamo fatto i dialoghi della Carmelitana, e questo suo laicismo tanto conclamato poi si è dimostrato debole nel giorno della sua morte, perché ha voluto essere portato in chiesa. Basta, non so. Era una figura molto contraddittoria, molto complessa, cioè molto ricca. Ma Carmelitana aveva dato prova di essere così preso da questa, da questo personaggio che facevo io, che era la priora alla quale aveva insegnato il coraggio ai minimi, proprio al limite della sopportazione, che era un dovere avere coraggio anche nei confronti della morte, che poi invece finiva miseramente, quasi bestemmiando, che il coraggio di morire non c'era, non l'aveva. E credo che lui lì abbia trovato qualcosa che lo ha turbato nel profondo. E oggi, poi... oggi sembra lontano. Mi ricordo che non dico lo scandalo, ma sicuramente la sorpresa, perché i dialoghi delle Carmelitane con Later nacquero nell'89 per il bicentenario della Rivoluzione Francese, e lui volle fare le Carmelitane, cioè proprio una voce dissonante, insomma, dal punto di vista di cattolico di Bernanò, insomma, che non era proprio Robespierriano. Sì, è vero. E quindi, insomma, ci credo che lo vivesse come, insomma, come... Sì. Senti, dimmi. Di Donna ai Dolori io sono curioso, perché a te, poveretta, ti ha messo o con la vestito da badessa delle Carmelitane, o come lo scienziato pazzo tedesco, con la maschera maschile, o anche come Masha, eravate tutti, non so perché, gabbardati, molto coperti. E Donna ai Dolori poi eri come crocifissa, era sì, l'ultimo stadio, come si dice. Sì, infatti è stata l'esperienza in cui mi è stato insegnato a stare ferma, perché in genere noi gesticoliamo parecchio come italiani. Beh, in genere si insegna agli attori come muoversi. Ecco, invece no, la mano e il dito, attenta, a testa, ferma, in avanti, ecco questo. La cosa singolare è successa in una cittadina della Toscana, dove, essendo io su una tavola mobile che si spostava così, traslata nel buio, io ero sdraiata sopra. Questa faceva così, a un certo punto ha fatto così. Già. E io sono caduta di testa. Mi ricordo che, nonostante il terrore, la prima cosa che dissi fu: mi pagate per nuova. Beh, spiritosa Francanuti. Ma di quella botta credo che ci siano i segni nella mia attacca del cervello, senz'altro. Ma basta, niente altro. Cosa volevi sapere di fare? No, questo, perché appunto sapevo che era una parte molto rischiosa, una parte molto rischiosa, l'incidente. Questa tavola, insomma, non era che fosse proprio sicura, e credo che non si sia suicidato il direttore di scena proprio perché l'hanno trattenuto, perché è stato un errore degli altri di scena. Ci credo. E il testo della Valduga non era neanche facile. No, era difficilissimo. Bellissimo, però. Bellissimo, sono d'accordo, bellissimo. Però sarà molto tosto. Molto tosto. Da portare avanti, sì, da sola. Da imparare, da portare avanti e da far accettare. Però, nonostante si trattasse, non so quanti di voi lo sappiano, di una donna sotterrata che parla della sua vita e che vede arrivare i vermi sul suo corpo e muore finalmente dopo aver blaterato a lungo contro le ingiustizie della sua vita, il pubblico ci stava moltissimo, non inorridiva. Si vede, chi lo sa, conteneva dentro di sé, nel verso, forse qualche messaggio di qualche dolore che si era avuto. Certo.
C'è un personaggio, l'ultima domanda, c'è un personaggio di questi, uno più difficile dell'altro, che hai fatto con Luca, che vorresti, non dico rifare, ma insomma in cui, che ti si è attaccato addosso? Tutti, tutti mi si sono attaccati, me li porto dietro anche adesso, Giancarlo lo sa, io ci penso allora. Forse ti stupirà moltissimo. Ignorabimus. Forse Ignorabimus è quello che ha inciso di più sulla mia persona. E infatti studiavo mio padre come mio padre, i miei amici, a rubavo probabilmente anche da te atteggiamenti, modo di parlare, di usare gli occhiali per rendere credibile il fatto che io non fossi una donna ma un uomo. E la cosa funzionò, ne funzionò una particolarmente, quando io dovevo prendere mia figlia per le spalle e strattonarla, dirla, ma insomma tu devi, e lo facevo, prendevo l'avvocato così, e mio marito venne e disse, guarda che non va mica bene, se io vengo a prendere te così proprio, così mi devi prendere, me lo fece. E io capì e lo feci. L'avvocato da quel momento. Un giorno all'altro mi disse, questo è impazzito. No, io so perché in quel periodo io ho cominciato a frequentare Ronconi perché facevo il libro sull'opera. Mi ricordo. E dunque mi dava udienza solo la domenica pomeriggio, che era l'unico spazio che voi non avevate prove. È vero, sì. E stavate chiuse in camera a Flora. Sì, a prepararmi da solo. Per andare dal medico. Ecco. A farci e se no era un lavoro. Ricostituenti. Sì, era un lavoro a tempo pienissimo, sì, era un surmenage. Sì. Infatti mi ricordo che noi abbiamo avuto un tacito diverbio, perché lui aveva una caratteristica abbastanza comune negli uomini, quella di dare la colpa agli altri. E per quanto riguarda la recitazione, se tu reciti con uno e tu fai bene, l'altro fa male, la colpa è tua. Allora, quella volta lì, io forse stanca con questo dottore, non mi dimenticherò mai che si chiama Martini, venne da me e si lamentò della mia partner, di cui non faccio il nome per... E diceva a me le cose che avrebbe dovuto dire a lei. E io invece dissi, no scusami, ma avevi pazienza, io fino a qui sono arrivata, faccio tutto quello che tu vuoi, ma se non ti va bene, io a casa ho due bambini, io vado a casa, ciao Luca. E sono andata via. Lui era convinto che io non fossi andata, invece io sono andata via, sono andata dal medico, mi sono fatta dare una ricetta dove c'è il presalimento nervoso, la signora non può continuare a recitare, l'annunzi come una falsa che andava cercandomi nei supermercati ovunque, perché non ero tornata in albergo, perché diceva se no mi trova subito. Ho telefonato a mio figlio, quello che è venuto a prendermi da Milano come un razzo, sono andata a Milano. Allora mi ha telefonato l'avvocato e mi ha detto, Franco, ma tu non puoi fare una cosa? Come non posso? No, non sto bene, sono ammalata, perché cosa si fa così, no? E no, tu sei nome d'obbligo, non puoi assolutamente fare questa cosa. No, mi dispiace, io non torno. Allora lui venne col capo coperto di cenere e ma no, scusa, ma tu devi capire, insomma, tu mi conosci, sai che stimo di te, io parlavo della cosa, allora lo dici a lei, non a me. E allora la volta dopo sono tornata e poi è andato tutto per il meglio, anzi è stata una prova bellissima e difficilissima. Beh, anche molto sofferta. Tutti abbiamo avuto le nostre con lui, sì. Comunque lui non ci sarà più, è indimenticabile, come non ci sarà più Strehler. Sono due del Novecento che non tornano più, almeno io spero che voi li troviate, perché vale la pena. Grazie Francanuti.
stiamo sforando i tempi, lo so. E dunque, io adesso avevo previsto che venissero quelli che con altri linguaggi hanno trattato Luca Ronconi, ovvero Sergio Ariotti, Franco Prone e Ariello Bedini. Non mi degnano di pezza, come si dice a Roma. Su, su ragazzi, anche Walter, sali ora perché si è mischiato tutto. Certo, velluto francese, il più raffinato. Sei un velluto a triplo pelo, parola mia. Solo che io preferirei essere l'orlo di uno straccio inglese piuttosto che perdere peli, grazie ai velluti francesi, come succede a sé. Fa male la mia lingua? Credo di sì, ma se non lo sai tu, l'infezione alla lingua è il primo sintomo di certi mali. Io però meglio alla tua salute. Dopo questa confidenza, ma mai nel tuo bicchiere. Esco con la salute. Sì, anche se non sei infetto. Cominciamo da te, Walter. Tu quanto ti riconosci in quella che è stata la tua esperienza con Ronconi? Ma dunque, io sono un po' cerca l'intruso, diciamo, in questa, beh, in questa, beh, in questa giornata. No, siamo, fate gli scherzi, ho fatto quattro spettacoli come attore, ma mi collego a questa pelata, perché in realtà, diciamo... Che ora c'è la parrucca, di la verità. No, ci siamo conosciuti perché nell'89 lui faceva questo primo, diciamo, campus, diciamo, di un paio di mesi a Narni, dove chiamò a raccolta, diciamo, attori delle diverse accademie già allora, insomma. Però io non avevo fatto un'accademia, quindi non quindi già cerca l'intruso allora. Però mi venne a vedere fare Ella di Achternbusch, dove mi ero pelato appunto a zero per fare questo personaggio un po' particolare, che era un pazzo. E allora, insomma, ricevetti una telefonata dallo stabile, e quindi mi invitarono a fare comunque questa cosa di Narni. Dopodiché, quando finì tutto, gli chiesi di fare l'assistente. Perché io volevo fare il regista, insomma, facevo già il regista. E lui mi disse: ma tu, avendomi conosciuto lì a Narni, mi disse: ma tu non sei adatto a fare l'assistente, sei un attore bravo. Io purtroppo ho già tutte le parti, diciamo, infatti aveva già cominciato a formare la compagnia, dove poi c'erano tutti questi grandissimi attori giovani come Popolizio, ad esempio. Però se vuoi puoi stare nella compagnia, fai dei piccoli ruoli, come poi in effetti ho fatto. E quindi, insomma, la cosa che ho chiesto era: però posso stare, cioè, posso stare alle prove, posso... sì sì, stai qua. E quindi feci così, diciamo. Non sempre l'ho potuto fare, ma ad esempio proprio misura per misura cercavo di stare dal mattino alla sera, insomma, a seguire questa lezione appunto del grande maestro, come fosse una bottega rinascimentale, insomma. E quindi per me è stato un apprendimento sul campo. Diciamo, la cosa che più mi ha lasciato il segno è questa straordinaria relazione tra lo spazio e la parola. Cioè, per la nostra generazione Ronconi era famoso per questa cosa, questa tiritera, che poi sappiamo tutti che adesso è un po' insulsa, solo su questo linguaggio, no? Su questa musica delle sue, che poi veniva fuori dai suoi spettacoli. In realtà poi c'era, appunto, come è evidente nei grandissimi lavori, quelli più liberi, diciamo, questa relazione tra spazio e parola era fortissima anche in spettacoli più costretti, diciamo, dal palcoscenico normale. Quindi, diciamo, nella mia relazione con lui è stata un po' questa. Ho speso, credo, delle cifre astronomiche di caffè, perché gli compravo il caffè ogni tanto, insomma. Tant'è che appunto la mitica Nunzi Giuseppe a un certo punto dice: ma offri una cena a Malosti. Insomma, è andata un po' così. Insomma, poi, insomma, il rapporto è proseguito. Dopo un po', insomma, ci siamo un pochino così allontanati, ma non, diciamo, ma non persi di vista. Lui veniva sempre a vedere, io andavo a vedere tutti i lavori che faceva, perché, insomma, era un genio assoluto, ovviamente, ma veniva anche lui a vedere i miei, quindi non tutti, insomma, ma, insomma, è venuto spesso a vedere i miei lavori. Tu che ora fai il regista, pensi di portarti dietro una cosa del suo modo di
Sì, questa, secondo me è questo lavoro sullo spazio. Lo spazio è la parola, oltre a tutto il resto, cioè, ce ne sono migliaia di cose che non si porta dietro. Questa, insomma, la lettura geniale di alcune scene attraverso il suono, cioè lui cercava di restituire, secondo me, alla lingua italiana un suono, perché non, purtroppo appunto i grandi capolavori li abbiamo ricevuti tutti quanti in traduzione, cioè Shakespeare, ma i grandi autori, quindi secondo me poi lui diventava l'autore dei testi che si rappresentavano attraverso una sua musica, che era la musica di un grande autore, secondo me. Non solo, io penso che non è un caso che lui non abbia mai avuto, mai, quando l'ha chiamato non l'ha tenuto fermo, spero che non ci sia nessuno presente che mi smentisca, un drammaturg, mai, cioè lui è sempre, lui è un grande maestro della regia critica, e il drammaturgo di quello che metteva in scena era lui, essendo fedelissimo al testo, no? Non ha mai, era maniacale, no? Bisognava rispettare il testo, la punteggiatura, sai? Eppure dandogli un senso totalmente nuovo rispetto a quello che eravamo abituati a dargli quando uno l'ha letto prima. In questo senso, appunto, lui era veramente un grande drammaturgo. Un grande autore, sicuramente sì. Grazie Walter Malosky. Grazie a voi. Adesso invece ho qui il mio amico Sergio Ariotti, che insomma anche per lavoro credo che tu questi anni torinesi prima e dopo hai continuato anche per Perdido dopo, sei uno che ha intervistato e inquadrato il maestro molte volte, giusto? Sì, il maestro era molto un personaggio molto difficile ad essere intervistato, perché non amava minimamente le interviste e non amava dover concentrare in poco dei pensieri, che erano sempre molto più complessi. Io l'ho seguito per tutto il periodo degli ultimi giorni dell'umanità, perché ho fatto la regia radiofonica per Radio 3 degli ultimi giorni dell'umanità, ed è stata sicuramente l'impresa più difficile della mia vita. Ci credo. Perché gli ultimi giorni dell'umanità aveva questa sovrapposizione delle scene, aveva questa, erano state compresse più di 200 scene nello spazio del Lingotto, e quindi trasformarle poi in radiofonia era molto difficile. Ma se ci pensi anche in televisione, è una delle poche cose dove la regia televisiva, insomma, ha voluto guardarla lui, cioè, perché era molto complicata, non poteva affidarla a nessun altro. Succedeva questo, non voglio parlare di me naturalmente, ma succedeva che Renato Zanetto ed io, che avevamo fatto la regia della parte radiofonica, stavamo montando contemporaneamente al maestro Ronconi, e il maestro Ronconi ogni tanto veniva da noi a sentire che cosa stava succedendo e cosa veniva fuori. E per una certa scena, il funerale, l'avevamo appena montata, e il maestro Ronconi, sentendola, dice: ma così è molto più bella di quella che abbiamo fatto in televisione. Certo, io avevo tolto tutti, dovendo montare in radio, avevo tolto tutte le lungaggini, gli avevo dato un ritmo diverso. E quindi si fece fare un nastrino che portò al montatore, che era Mario Goia, e credo mi odia ancora adesso Mario Goia, perché ovviamente Ronconi voleva che poi corrispondesse a quel ritmo lì, ed era televisivamente impossibile. Ci credo. E poi un sacco di momenti, Mauro Avogadro, che è qui in prima fila, lo sa benissimo, un sacco di momenti in cui Ronconi stava con noi fisicamente per vedere che cosa succedeva. I radiomicrofoni degli ultimi giorni dell'umanità erano una cosa di delirio assoluto, perché si sentiva la polizia, si sentivano le autoambulanze, perché si sentiva in preascolto quelle di Torino, non quelle Imperial Regge, non quelle dell'Austria Imperial Regge, sì.
si sentivano in preascolto quello che dicevano gli attori tra di loro, e mi dispiace che questa sera non ci sia Anna Maria Guarnieri, perché lei parlava sempre, diceva sempre qualunque cosa bisognava chiuderle. Io le dicevo: ti prego, non dire delle cattiverie, perché le sentono tutti nel preascolto, perché ovviamente poi aprivamo i microfoni quando entravano in battuta. Si sentiva, lei e Garrani poi erano veramente campioni di questa di questo pettegolezzo vario, ma cose buone, cioè era come guarda com'è vestita quella lì oggi, perché mancava ancora 5 minuti per entrare in battuta, insomma ci fu un clima meraviglioso, no, non quello atmosferico, perché noi avevamo la regia praticamente dall'altra parte di via Nizza, lo dico per i torinesi che lo sanno, e la temperatura era intorno allo zero, era novembre, avevamo tutti dei guanti, delle giacche a vento. Però voglio dire una cosa, so che siamo in ritardo, quello spettacolo, e qui c'è Fiorenzo Alfieri che di quella stagione è stato uno degli interpreti dal punto di vista politico più importanti. Era già assessore? No, ancora no. Non ancora, forse sì. Siamo 89, 90. 90. 90. Sta per arrivare. E dico, quello spettacolo, secondo me, passatemi questa immagine, è il simbolo della trasformazione di Torino, ma nel tempio di Torino, nel luogo più sacro di Torino. Adesso non c'è più De Francovic, perché proprio lui in un'intervista aveva detto: per noi qui è come essere nel teatro greco di Siracusa, per Torino questo è come il teatro greco di Siracusa. Beh, insomma, è stato un momento talmente straordinario che ha segnato la mia vita professionale, che potrei parlarne a lungo, ma non voglio portare via tempo. No, no, è molto bello questo che hai detto, anche l'immagine che ci hai suggerito. Allora, invece Franco Prono, che si occupa di cinema, insomma, per quello lo conosciamo, Ronconi non ha mai girato un film tranne la versione cinematografica del Rolando Furioso, anche se era che fu, no, girata su pellicola, anche se poi andò in televisione. Ma io l'ho vista anche al Cinema Rialto di Roma, l'edizione Brevis. È la prima puntata che fra l'altro aveva fatto molto incavolare Ronconi, perché giustamente non aveva senso portare al cinema una cosa del genere. Però poi ha sperimentato, abbiamo visto il Borkman, che rimane ancora di più come si chiama, la moglie, la buona moglie, non gliel'ho chiesto prima Bettina, a lei, eh? Bettina. La Bettina, sì, che appunto è fatta dalla buona moglie, eccetera. Non ho chiesto prima, ma che è molto interessante, sarebbe stato, erano loro la scenografia, cioè lo studio era più o meno spoglio, muovendosi loro, le attrici, dandosi sotto la macchina da presa, dava un'idea dei movimenti. Sì, sì. 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 E farti trovare dall'altra parte, certo. Sì, sì. Sì, forse il piano sequenza. Comunque, nello stesso tempo, tante volte, forse l'ho anche scritto anch'io, ma l'ho letto tante volte, diciamo, il teatro di Ronconi sembra cinema. Ma dunque, io devo inizialmente dire una cosa da parte di Alonge, di Roberto Alonge, che era previsto che fosse anche lui presente, invece purtroppo non ha potuto essere qui, che era il presidente del DAMS in quegli anni, e il DAMS fece un accordo, una convenzione con la regione Piemonte creando il CRUT. Grazie al CRUT abbiamo potuto negli anni fare alcune pubblicazioni, fare varie iniziative che riteniamo importanti, e fra l'altro fare le riprese di moltissimi spettacoli, sia del Teatro Stabile sia di altri enti torinesi. Per cui tutte le sequenze che avete visto montate prima erano tutte riprese fatte da noi,
tranne quella degli ultimi giorni umanità e del progetto domani, perché non ce l'ha lasciate fare, le ha fatte la RAI. E quindi vedete anche dall'inizio la cattiva qualità, perché erano telecamere e microfoni che potevamo permetterci, poi man mano delle cose di qualità migliore. Ronconi vedeva sempre le riprese che facevamo, evidentemente gli piacevano, perché il primo anno che andò a Roma vide che il Teatro di Roma non era attrezzato al momento per fare le riprese degli spettacoli e ci fece andare giù, e andammo giù a riprendere per una stagione tutti i suoi spettacoli, Pasticciaccio, Relire, eccetera, e anche per una ripresa di uno spettacolo dello Zivania di Peter Stein. Ci faceva rilevare i difetti, si lamentava anche, si arrabbiò quando vide ad esempio la nostra ripresa di Startano Interludio, che disse: no, non dovevate fare i primi piani, perché nei primi piani si vedevano benissimo le maschere, e giustamente lui non voleva. Naturalmente, come dire, le riprese fatte dalla RAI sono di qualità certamente migliore. Ecco, tornando all'Orlando, io dico sempre che nella mia vita è stato, insieme a Mara Sade di Peter Brook e l'Orlando Furioso di Ronconi in televisione, mi ha fatto, come dire, indirizzare la vita in un certo modo, perché questi due spettacoli mi hanno fatto capire che il cinema poteva essere diverso dal cinema tradizionale, il teatro poteva essere qualcosa di diverso, e soprattutto la televisione poteva portare il teatro in televisione in maniera diversa da come l'ha sempre fatto. Per cui appena Ronconi arrivò a Torino cercai di andargli subito a parlare per dirgli del mio entusiasmo per l'Orlando. Lui mi fece subito avere tutte le registrazioni, le avevo in VHS, di tutte le sue regie televisive, Bettina, La Torre, il Borgman, eccetera, anche le riprese non ufficiali, cioè mai proiettate, mai trasmesse, la ripresa del Viaggio a Renzi che piaceva a lui e non quella commercializzata in vendita o fatta dalla RAI, ma era una sua che invece gli piaceva, eccetera. E mi aiutò in questo mio studio sulla regia televisiva, del teatro televisivo, con un grandissimo entusiasmo. Di qui è uscito un libro fatto da me e dal mio amico Andrea Balzola, poi in seguito abbiamo fatto altri due libri sulla regia televisiva, abbiamo fatto delle rassegne di teatro televisivo di Ronconi, Carmelo Bene, Martone, Gregoretti, eccetera, qua al Museo del Cinema. Abbiamo fatto una puntata di una cosa che dovrebbe essere un programma RAI sulla regia televisiva, abbiamo fatto il numero zero con Luca Ronconi, con intervista, con la RAI parlammo per due anni e poi non si fece nulla. Fece insieme a Andrea Balzola, fece anche il videoprogramma di sala. La nostra idea era che il programma di sala parla solo del testo e delle intenzioni del regista, ma si fa prima che venga fatta la messa in scena. E allora noi abbiamo fatto il programma di sala di Strano Interludio, 20 minuti in cui c'erano pezzetti dello spettacolo e intervista a Ronconi e a tutti gli attori. Grande entusiasmo, ma non c'erano i soldi per finanziare. Noi volevamo fare i programmi di sala di tutte le produzioni dello Stabile e ci siamo fermati lì. Al momento, scusate la cosa che dico come mio orgoglio personale, ma quando disse a Ronconi che avevo visto Strano Interludio per 5 volte e mezza, lui mi disse che aveva il record, tranne chi ci lavorava, che sapesse lui nessuno aveva visto Strano Interludio 5 volte e mezza. Abbiamo l'entusiasmo di Ronconi per il teatro in televisione, continuava a dire che erano due mezzi che non c'entravano nulla l'uno con l'altro e proprio per questo lo interessavano. Anche lo andai a prendere una volta a Milano, lo portai a Torino per un altro incontro sul teatro televisivo, gli feci un sacco di interviste, come diceva Sergio Ariotti, non intervista breve ma un'intervista di tutto un pomeriggio. Naturalmente mi disse anche, proprio mentre lo portavo in macchina da Milano a Torino, che sì, le nostre registrazioni delle sue spettacoli andavano bene, ma erano niente in confronto alle cose bellissime che aveva fatto Ariela Beddini a Milano. E d'altra parte disse: beh, d'altra parte, a parte che aveva i mezzi della RAI che non avevamo, ma lei è una professionista, mentre noi dell'università non siamo registi, e quindi è ovvio che le sue riprese erano migliori delle nostre. E ultime due cose brevi: un libro sugli ultimi giorni dell'umanità che gli è piaciuto,
e un libro sulla scuola di teatro che invece lo fece andare su tutte le furie. È un libro fatto insieme a lui perché ci sono interviste ad alcuni degli insegnanti della scuola, e quindi ovviamente ci sono Franca Annuti, Mauro Avogado, Marisa Fabeca, De Giannotti, Umberto Orsini, eccetera eccetera. C'è anche un'antologia di scritti teorici sulla recitazione, da Rousseau a Diderot a Orazio Costa a Artaud a Brecht. Fu sempre fatto insieme a lui, gli ho fatto una lunghissima intervista che poi ho ridotto nel testo. Alla fine l'editore voleva che il libro uscisse con il nome di Ronconi come autore. Io mandai in una busta tutte le bozze a Ronconi perché le vedesse, chiedendogli se era d'accordo che il suo nome risultasse come autore. Mi telefona Annunzi e mi dice: sì, va bene, su tutto, tutto d'accordo, benissimo, grazie, ottimo lavoro. E il libro è uscito con il nome di Ronconi come autore. Quando questo è accaduto, Ronconi faceva una regia al Regio, mi telefona Annunzi dicendo: vieni subito perché Ronconi è imbufalito con te. Tanti editori gli hanno chiesto di scrivere dei libri, e lui dice: no, io non scrivo libri. E qui appare un libro fatto da lui. A che sono andato ad affrontarlo, ho trovato una persona dolcissima. Io ho detto: guarda, ti ho mandato questo, ma sai, non ho avuto tempo di vedere le bozze, avevo una cosa, e quindi ho detto sì, siccome l'hai fatto tu, sapevo che andava bene, e ho detto sì senza guardarlo. E dico: mi spiace. Dice: vabbè, non è colpa tua, va bene lo stesso. E quindi non ho avuto personalmente, anche nel momento che Nunzi mi ha detto che era imbufalito con me, ho trovato comunque, come sempre, una persona piacevolissima. Se ne era da preso Nunzi la sfuriata, e quindi con me ormai... Anch'io penso così. Grazie Franco Prono, la persona... In effetti lei è la donna dei record, questo lo dico per esperienza personale. Ci siamo trovati un sacco di volte, io e Ariella siamo diventati grandi amici rincorrendo Luca Ronconi. Però devo dire, insomma, lei era sempre piazzata prima di me, lui faceva storie, con lei aveva già appuntamento. Non so cosa gli hai fatto mai tu a Luca Ronconi, comunque non ti sapeva dire di no. Credo che tu hai raccolto l'archivio più grande dal mondo su Luca Ronconi, con le tue mega interviste e con tutte le cose che hai girato sui suoi spettacoli. Sì, ho girato 17 speciali sui suoi spettacoli, 15 credo spettacoli in integrale, o 14, non mi ricordo più. E spesso ho anche rubato i tuoi materiali, tu consenziente ovviamente. Sì, sì. Ma credo che, visto che tutti hanno portato un ricordo personale, porto il mio dell'incontro con Luca Ronconi. Io facevo dei lavori per la RAI, allora c'era Rai Sat che faceva queste cose, adesso la RAI, di nuovo la RAI come prima, e devo dire che avevo visto moltissime cose di Luca Ronconi come regista teatrale, avevo visto l'Orlando Furioso come regia televisiva, non avevo visto, per mia fortuna, nessuna delle sue regie televisive, perché quando ho visto il Borkman, credo che se io avessi visto prima il Borkman mai sarei andata a girare alcunché di Luca Ronconi, perché era è veramente di una sapienza incredibile quella regia televisiva. Anche la Bettina, insomma, a me ha colpito, sarà perché poi a quel punto lì io ovviamente conoscevo bene come attrici sia la Muti che la Fabri, e quindi era assolutamente speciale questo. Però io sono andata lì e facevo inizialmente solo, tra virgolette, solo, perché invece secondo me è importantissima la parte documentaristica, cioè tutta la parte del backstage, delle prove, delle interviste, del lavoro che c'era prima. E quindi sono andata a girare la prima volta le prove, e ho portato quello che in televisione o in cinema si chiama boom, cioè c'erano due telecamere e c'era un'asta lunga con il microfono sopra, e gli attori stavano provando
era il primo spettacolo che c'era al Piccolo Teatro di Milano, Calderone della Barca, e questo ovviamente per prendere la voce di tutti, il fonico stava il più distante possibile, ma ovviamente si vedeva quest'asta col microfono, non poteva essere fatto diversamente. E Ronconi non ha detto niente, poi a un certo punto è sbottato, ma non sbottato urlando, sbottato senza guardarmi, per non offendermi evidentemente, ma dicendo: io non posso lavorare con quella cosa lì, non posso lavorare. E io ho capito che era una situazione che non poteva, era un'intrusa in quel punto lì con le telecamere, questa asta eccetera, e quindi ho fatto una cosa molto rischiosa, perché dovevo portarmi a casa il lavoro, ho fatto smontare tutto, ho detto scusate, telecamere e microfono, e probabilmente il fatto che io in questo modo con la troupe, con la RAI dicesse ok, noi dobbiamo, vogliamo fare questa cosa, ma voi siete la cosa importante, cioè voi siete i protagonisti e quindi io non mi posso permettere di disturbare questo lavoro, non solo questo lavoro, perché l'atmosfera delle prove, l'ultima cosa che dico, era straordinaria. Da lì in poi probabilmente questo è il motivo per cui l'hai conquistato, sì, in questo, questo modo, perché sì. C'era un rispetto, cioè, come dicevate voi sui microfoni, cioè io mi sono portata delle registrazioni dei microfoni che ovviamente ho seppellito subito, perché non si può, cioè hai delle possibilità che altri non hanno e devi sapere gestire questa situazione. Comunque le prove erano la cosa più straordinaria secondo me del teatro di Luca Ronconi, come faceva le prove. No, io trovo che le tue interviste anzi abbiano, come dire, il massimo della confidenza che lui ha dato a una telecamera, perché forse anche per lunga abitudine tu segui proprio il lavoro, no? Delle prove. Sì. Non so, si era abituato a te in qualche modo, sei entrata nella sua famiglia. Addirittura. Comunque era vero che a un certo punto si è creato un agio, per cui anche nelle ultime grandi interviste fatte per i suoi 80 anni ha detto delle cose di sé, del suo lavoro, del perché. Mi ha detto che Strano Interludio l'aveva scelto in un'intervista perché gliel'aveva suggerito sua madre quando era piccolo, per esempio. Per dire una cosa, no? Che non quindi cose che io ero rimasta colpita dal fatto che mi rivelasse queste cose qua, ma non c'è mai stato, questa è una cosa molto importante secondo me del maestro Luca Ronconi, se lui ti rispettava tantissimo, ma tu dovevi saper stare al tuo posto, il tuo posto era un posto importante anche per lui, ma devi assolutamente stare al tuo posto. Questo te lo emanava, perché era un posto, il mio era un posto privilegiato, cioè vedere le prove di Luca Ronconi è la cosa più bella che mi è capitata nel lavoro, proprio la più bella, e ringrazio il teatro, la RAI, tutto quanto, perché veramente è un'esperienza delle due parole fondamentali per Ronconi, che sono passione e conoscenza, che sono le cose che voleva il teatro. Grazie. Noi possiamo, addio, possiamo vedere, ripercorrere le opere che invece ha fatto a Torino. Queste foto, no, sono della opera, perché quella iniziale è impressionante, perché non so, pochissimi l'hanno vista. Allora, buonasera a voi. Voi, insomma, avete seguito e ci raccontate ora precisamente cosa ha fatto di grosso Ronconi, nel senso dei titoli, no? Che impronta ha portato lei. Va bene. Io volevo portare, come ho sentito insomma tutti gli interventi, un contributo personale velocissimo. Anche perché mi sembra un incontro molto affettuoso nei confronti del maestro. Scusate, sono un po' emozionata, perché questo incontro e questo ricordo prezioso si perde nel lontano 1984, in cui io ero una 22enne, studentessa di scenografia, e ho avuto questa grande opportunità di cominciare a realizzare la Fedra di Racine al Metastasio di Prato, sempre per il Teatro Stabile di Torino.
ed era anche il primo progetto scenografico di quella che sarebbe poi diventata la sua scenografa per eccezione, Margherita Ramadini. E fu lì che io vidi per la prima volta Luca Ronconi ed ebbi appunto il privilegio di poter realizzare per lui parte della Signora. In quell'occasione, con la tendenza dell'età, andai dal maestro e mi disse: maestro, sa che lei ha una responsabilità sulla mia vita e sulla mia vita, perché già da piccola folgorata sulla mia vita nasco, guardandolo, urlando furioso, decisi la qualità dei miei studi e avevo già l'ambizione di diventare quello che sarebbe stato la mia professione. Lui, guardando con i suoi occhi ergonici, attenti e anche disattenti nello stesso senso, perché l'avevo interrotto dalla sua concentrazione, mi disse: mi pare un'ottima cosa. Guardandomi intensamente disse: in effetti io ho imparato la vita attraverso il teatro. Beh, signori, nel 1992, ormai scenografa professionista, sono 30 anni che lavoro al Teatro Regio, mi rincontrò, credetemi, si ricordava esattamente della nostra conversazione ed è stato un momento assegnato alla mia vita e un mio percorso. Se io oggi lavoro e amo il teatro, in particolare l'opera lirica, perché il mio contributo è stato pressoché nell'opera lirica, lo devo a lui. Quindi, grazie, è un ricordo molto personale ma molto significativo. Susanna Franchi, tu hai seguito le opere invece. Ho seguito le opere, vorrei raccontare. Soprattutto le racconti alla radio, Radio 3. Sì, ho raccontato alla radio molte delle opere di Ronconi, ho avuto la fortuna di raccontare, di intervistarlo più volte, ma nel libro che è uscito da Le Mandi per il progetto Domani, gli ho fatto raccontare le sue opere a Torino. Vorrei dire con orgoglio sabaudo che il debutto lirico come regista d'opera di Luca Ronconi è avvenuto a Torino nel 1967, la prima regia d'opera di Luca Ronconi, meglio le prime due. Quando ancora quasi nessuno lo conosceva come regista di teatro. Esattamente, e lui nell'occasione del libro mi raccontò che era nata una cosa per caso. Lui faceva parte della compagnia di Convalentino Fortunato e Sergio Fantoni, Alberto Bruni Tedeschi, che allora era il sovrintendente del Teatro Regio di Torino, chiese a Fantoni e Fortunato di fare le voci recitanti in Giovanna d'Arco a Rogo di Onegherin e Arlecchino di Busoni, e automaticamente lui era il regista della compagnia e chiesero a lui di fare la regia. Io gli chiesi se questo primo incontro con il mondo dell'opera lo aveva colpito rispetto al suo lavoro di prosa, e lui mi disse che no, non lo aveva particolarmente colpito, però doveva aver colpito i coristi del Regio, perché lui mi disse che, essendo un oratorio la Giovanna d'Arco, lui aveva chiesto a questi coristi di stare immobili il più possibile e loro non avevano particolarmente gradito questa cosa, e lui trovò scritto su una quinta: il regista è un rompi puntini, ecco, e quindi si ricordava questo, diciamo, come debutto. Al di là di questo, poi negli anni dal 92 poi al 2006 lui ha fatto molte regie liriche a Torino, è stata citata, l'avete vista prima, per esempio La Dannation de Faust, che era quella del 1992, dove Mauro Avogadro, che era qui davanti in prima fila, era suo assistente. Io ricordo un meraviglioso pomeriggio di prove nelle quali i due cavalli Vortex e Jaur non partivano mai. Esatto, ritorna Mauro, i due cavalli dovevano partire. L'invenzione di Dannation de Faust era nelle grandi invenzioni ronconiane, anche quello era un oratorio drammatico, era quello con la carrozza sul perno, cioè l'invenzione era, noi siamo abituati a vedere Fausto sempre chiuso nel suo studio, Berlioz scrive questa cosa folle nella quale invece Fausto va in giro per il mondo, allora Ronconi diceva: allora se lui va in giro accettiamo la prospettiva del viaggio, c'è cioè la marcia Rakos di Berlioz, ha voluto scrivere una marcia ungherese che non c'entra niente con il Fausto, e lì c'erano
120.000 spighe vere che erano state portate, non so da quale compagna astigiana forse, portate sul palco del Reggio, e come in molti spettacoli disegnati da Margherita Palli, noi spettatori avevamo una prospettiva diversa, cioè vedevamo dall'alto, e c'erano questi, quindi questi contadini, e Faust era questa grandissima invenzione. Il giro di vita al Teatro Carignano, La figlia del reggimento, che è l'unico Donizetti che Ronconi ha fatto, spettacolo forse non particolarmente capito perché c'era una grandissima ironia, ma il pubblico voleva, diciamo così, un Donizetti diverso, fino ad arrivare, tra le tantissime cose, in quello che secondo me fu una grandissima lezione, a quella che il Reggio chiamò la Turandot nuda nel 2006, quella Turandot di Puccini doveva nascere come l'idea, ed era già un'idea avanzata, il Ronconi voleva fare questa Turandot con un misto, era l'esercito di terracotta più la Cina delle biciclette di oggi. Ci fu uno di quei tanti tagli governativi del Ministero della Cultura agli enti lirici, cioè il Reggio per scelta disse noi non abbiamo i soldi per fare questo allestimento, facciamo una chiediamo a Ronconi se vuole fare una Turandot usando soltanto quello che c'è su un palcoscenico, e questo per tu citavi prima come in maniera dispregiativa si dicesse un attore ronconiano, io mi ricordo i Legionisti della Scala che usavano il termine ronconate, cioè quando uno spettacolo, il Don Carlos del 77, quello coi carri, e dice questo spettacolo qua è una ronconata, intendendo in maniera dispregiativa anche tutto un modo di fare teatro, chiamiamolo diciamo colossale e tra virgolette non sempre ma anche dispendioso. La lezione di quella Turandot fu una lezione incredibile, nel senso che in quella Turandot loro erano vestiti come se fosse una versione da concerto, ma si muovevano sul palcoscenico, non c'era altro che non ci fosse sul palcoscenico, quindi le sedie che usavano gli orchestrali, i trabattelli che sono quei carrelli che si sollevano, il coro che aveva le tute, e devo dire che tolta tutta la paccottaglia delle lanterne rosse e dei cinesi, quella che Ronconi chiamava il teatro della crudeltà di Turandot, e lui diceva che questi personaggi più che avevano una psicologia avevano una patologia, fu incredibile, cioè Nessun dorma cantato da Cosecura col frac che si aggirava tra queste sedioline rosse da solo mai avuto una potenza del genere, finiva, ci sono stati scritti montagne di libri sul finale di Turandot non realizzato, loro due si baciavano in alto e c'era il cadavere di Liu su una specie di tavolo da obitorio, cioè fu quella veramente una lezione di come fare teatro d'opera, cioè il termine genio non è stato usato inutilmente questa sera, ma quella fu una vera genialità. Volevo solo aggiungere che più che scenografie, perché di quello mi sono occupata e dal 1992 le abbiamo realizzate, si può parlare di grandi macchine sceniche, a volte molto complesse, al servizio della musica e dell'azione, per cui Ronconi prima, come sapete, inventava la drammaturgia di uno spazio, poi in quello spazio andava a mettere degli oggetti, delle idee che erano necessarie alla rappresentazione. Vi devo congedare. Bene, grazie. Grazie a voi. Perché vorrei l'ultimo ospite, Mauro Avogadro. Io non capisco le sue chiacchiere. Ma sì che mi capisce benissimo, signor Scherz. E poi torna perfettamente con quanto mi ha raccontato la portiera. Ma è questo il punto? Ha intenzione di sposarsi? Tutto al caso qui si insedia un legittimo governo femminile? E io? Che cosa ci può fare? Oppure lui vuole terminare la sua vita insieme con me? Da scapolo? Mi manifesti dunque le sue supposizioni. Questo è il punto capitale per me. Perché mi spaventa? Qualche volta è nella stanza senza che si sia sentito entrare. E a che scopo? Vuole cogliere sul fatto la gente. Oh, è davvero così maligno? In tal caso lei deve eclissarsi senza pietà. Queste sono bruttissime abitudini, delle farò perdere presto. Allora, sì, posso dire una cosa subito? Siamo più a posto. Perché forse rientra anche nello spirito con cui
Rocconi e tutti noi antichi siamo venuti a Torino in quegli anni. Noi stavamo facendo Le Tre Sorelle, abbiamo fatto un siamo andati dal notaio a Spoleto, Nuti, Fabri, Guardieri, una task force incredibile, abbiamo cacciato 200.000 lire per fare la APT, Associazione Produzioni Teatrali, pensando di andare noi ospiti nei teatri pubblici come fossimo una compagnia che però andava. Una piccola società. Il giorno dopo l'hanno chiamato a Torino, quindi noi abbiamo buttato ognuno di noi 200.000 lire e siamo venuti a Torino perché ha detto cosa facciamo, andiamo o non andiamo, e abbiamo detto tutti dai è ora andiamo. Via. Perché Luca aveva paura di lavorare negli enti pubblici perché non si sentiva libero, si sa. Questo spettacolo che è il primo che Luca ha presentato da direttore portandosi la compagnia, proprio questa scena iniziale, qui c'era Luciano Virgilio insieme a me, Luca fece una cosa di grande eleganza, cioè disse il vecchio cameriere lo faccio io per le prime 10 recite al Carignano, sì. Perché siccome io, Paola Bacci, alcuni di noi facevano dei ruoli piccoli dell'uomo difficile, avremmo poi fatto altri ruoli dopo, certo. E quindi per me è stato un momento, una vittoria su Luca incredibile, perché doveva stare in scena con me il giorno delle prove, ho detto dove la proviamo questa scena Luca, e lui disse no, dico ma dobbiamo provarla, sì allora però non voglio nessuno, siamo andato via tutti, eravamo da soli, cominciamo. E le prove con Luca, anche i vecchi suoi, comunque ogni tanto un po' di tensione c'era, e lui è scoppiato lì dicendo non ce la faremo mai, non la faremo mai. Ed è stata una bella esperienza, soprattutto la sera in cui lui mi è venuto sulla battuta e io implacabilmente ho finito la mia, e questa è stata una grande vittoria. Sei vendicato. Senti, tu, sei... No, non dico l'allievo più antico, ma quasi. Mi sa che oramai sì. Più o meno, sì. Sì. Perché, insomma, tu prima del laboratorio di Prato sei già in scena. Nell'Accademia, dal 71, io ho conosciuto Luca nel 71, quando lui ha chiesto a me, a Remo Girone, che eravamo al primo anno, di fare delle parti nella Centaura con cui diplomava la magnifica, ricordiamola, Gabriella Zamparini, che è stata legata a lui da sempre. Anche lei non c'è più. E non c'è più nemmeno lei. E poi al terzo anno abbiamo fatto il saggio invece nostro, la partita a scacchi, e eravamo stati io e Remo a convincerlo a venire. Quando lui ci ha dato la certezza che sarebbe venuto, io e Remo eravamo stati presi da Streller per fare Francia e Borgogna nel DIR e abbiamo detto di no a Streller. Infatti io al piccolo sono andato nel 2000 per fare Il Candelaio come attore e non ci avevo più messo piede, cioè il libro nero tipo allora. Ha anche ragione Streller, cioè. Perché ti ha chiamato Ronconi per Il Candelario? Noi abbiamo detto non veniamo che vogliamo fare il saggio con Ronconi a Streller, cioè. Allora statevene a casa, non va bene. No, aveva torto. Giorgio, senti, il percorso è stato il cielo della mia vita, la tua vita, cioè tu sei stato, tra l'altro spero che nessuno si offenda, no? Siamo rimasti pochi, no? Io penso che anche come regista Luca Ronconi non ha avuto figli registi, non ha prodotto mai, insomma, non ha voluto gli assistenti. No, non voleva produrre. Non ne voleva sapere. No, ma no. Per cui gli assistenti andavano via come tali e poi, insomma, se volevano diventare registi era per conto loro, no? Non ha mai trasmesso. Daniele Salvo è un regista oggi, ma dopo che non lavorava più con Luca, voglio dire. Certo. Invece tu... Insomma, secondo me sei quello che per tanti motivi, forse anche storici, hai rispecchiato di più. Ma sì, fondamentalmente perché conoscere Ronconi in quegli anni, come dire, c'è una diversità di fondo, nel bene e nel male, eravamo comunque ragazzi entrambi, perché io e Luca abbiamo 18 anni di differenza, quindi quando io ero 20, Luca ne aveva 38, quindi era...
sì, un ragazzo un po' più grasso. Sì, però insomma non era, infatti quando in un'intervista l'altro giorno ho detto, ma l'hai sentito come padre? Io non l'ho mai sentito come padre Luca, perché invece c'era un rapporto molto diretto e soprattutto c'era, questo ci tengo a dirlo, quel senso di avventura che ha permeato tutta la sua vita, ma quando era così giovane, da Orlando in poi, ogni volta era un'impresa, certo. Questo senz'altro. Senti, gioco stupido da tardo salotto, ma siamo in chiusura. Sì. Dovessi usare un aggettivo per il laboratorio di Prato, che tu hai fatto proprio pienamente, intensamente, certo, un aggettivo. Definiscimicelo, cioè, dacci un'idea. Io direi presuntuosamente, ma tanto era di Ronconi, non era mio, certo. Fondamentale per la storia del teatro. È fondamentale per il percorso di Luca e mio e di noi insieme, perché in quel momento quello studio sulla comunicazione teatrale è quello che ha portato Ronconi e ben di conseguenza, ed è il motivo per cui forse Luca aveva attenzione come me regista, perché lì abbiamo imparato, studiato, elaborato quello che era la comunicazione della nostra epoca. E quindi quando prima si parlava di cinema, quello che io faccio istintivamente, lo faccio come regista e lo faccio, lo insegno agli allievi e agli attori quando se lo la fanno, lasciano insegnare, come dire, i montaggi scenici di Ronconi sono l'appropriazione del teatro rispetto alle dinamiche cinematografiche, cioè i famosi sipari o pareti che si chiudono e si aprono nei spettacoli di Ronconi, le famose camminate avanti e indietro, i famosi giramenti di corpo, erano semplicemente un linguaggio cinematografico per attirare l'attenzione di un pubblico a cui la fissità del palcoscenico non c'è niente da fare, come dire, siamo tutti anche orrore alla televisione, però se c'è un videoclip di una pubblicità fatta bene la guardiamo. E perché la guardiamo? Perché in 50 secondi ci sono 50 inquadrature e Luca questo faceva. Posso dire ancora una cosa? Come? Vedendo tutta questa roba qua che un po' anche mi ha commosso, è vero che si può fare di necessità virtù, è vero che il mondo è cambiato, però gli spettacoli con tanti soldi erano proprio belli, cioè c'è qualcuno, Franceschini o chi per esso, si svegliassero, perché non è possibile, cioè puoi fare, certo Luca ha fatto questo magnifico Turandot e io stesso ho fatto delle cose, ah come sei bravo con poco niente, ho capito, però come dire, se vedi, cioè no, bravo. Anche perché, come si dice, ma che è uguale, no? Come dicono a Roma, se spendi tanti soldi poi in scena si vedono. Ma si vedono, cioè, ho visto, guardate, i costumi, cioè, oltretutto Luca aveva un'idea anche di tutela proprio artistica, cioè lo vedeva come fare. E allora in questo finisco, vedo Crivellaro che in un'ansia. È chiaro che come dire, sarà con Luca è sempre successo, scuola anche Luca Visconti, cioè, se c'è il mondo in crisi, forse non è il caso tutte le volte che si apre un sipario e devi vedere un mondo in crisi, magari è anche bello vedere qualcosa di bello, no? Possibilmente. Allora, al volo, Franca Benone, tu sei un'altra generazione di allievi di Ronconi rispetto al maestro qui presente. La prima generazione della scuola di Ronconi. Sì, noi siamo in rappresentanza, c'è anche Cristian Giammarini, c'è la prima Gilda Postiglione, siamo stati i primi figlioli del primo anno. E avete avuto tutti quanti comunque una storia artistica vostra. Noi, devo dire, siamo stati una generazione molto fortunata, a parte che abbiamo trovato degli insegnanti meravigliosi, Marisa Fabbri, la signora Francanuti, maestro Bogadro, e nonché maestro Ronconi, insomma. E anche tu, non dico un aggettivo, ricordi Ronconi, dovendolo una definizione al volo? È un fascino travolgente dell'intelligenza, lo scoprire il
modo in cui lui squadernava un testo era qualcosa di travolgente, di sconvolgente. Era sempre stata un'esperienza sconvolgente. Qualunque testo lui aprisse, e ha ragione Ariella quando dice le prove erano un momento di grazia assoluta per tutti. Si scoprivano dei mondi pericolosi, nuovi, diversi in ogni spettacolo, diversi con ogni attore, c'era un rapporto diverso. Veramente quando si era più in confidenza lui aveva delle maniere sue di entrare in contatto. Una sola cosa, gli spettacoli di Ronconi e il fascino di Ronconi sono anche, si sono concretizzati grazie a quella che è stata anche l'adesione totale da parte del cast tecnico. Mi preme dirlo perché prima c'era, volevo nominare Angelo, c'era Angelo Ferro che ormai sta mettendo scena di là, ma tutti i tecnici, anche sì, qualcuno fondamentali. Qua fondamentali, magnifici. Oddio, si prendevano anche delle scenate, delle bottigliate pazzesche, eppure, e lo sa chi ha fatto Gli ultimi giorni dell'umanità, c'erano le ambulanze che andavano via con i tecnici spaccati, ma che non si fermavano, no, perché no, per Ronconi si faceva. No, no, diciamo pure anzi che il linguaggio degli oggetti che i tecnici muovono, sono una parte fondamentale del teatro di Luca, sì, fondante. Caro Daniele Salvo, tu non avrai la parola libera. No, ci hai promesso che invece che la chiusura, che mettiamo l'epigrafe, che mettiamo su questa serata, non c'è una citazione da Pilade? No, vabbè, ma lasciamo perdere perché dura 3 minuti, siamo fuori tempo, forse come vuoi tu, dimmi tu se lo vuoi. Lo so, io non faccio, non c'ho il portierato qui. Va bene, dai. Ciao, allora, 3 minuti. Che mi sembra la conclusione migliore. Sì, Pilade è un testo come tutti quelli pasoliniani che Ronconi ha molto amato, l'ha fatto con gli allievi a Rivoli, ed è curioso perché Pilade è il personaggio che rappresenta Pasolini, autore, sì, che si riconosce in lui. È curioso questo gioco di riconoscimenti, insomma, che anche Ronconi si riconoscesse. Chi va pestando la terra su cui c'è un silenzio di una tregua che non si sa se sia resa, attesa. Chi va pestando questa terra di nessuno? Chi va con dei fiori in mano, coi loro colori impietosi di altre estati, portandosi dietro una fila di donne venute dai luoghi votati a un eterno sorgere e tramontare del sole, i luoghi dove si partorisce e la vita o è un lungo dovere o un isterico sonno? Chi va oltre la città, oltre il campo deserto, oltre la città che ricomincia a vivere, oltre il campo dove sventolano tristi bandiere? Chi va verso un posto dove giace qualcuno che come un cane, un uccello, una vacca, non si è accorto che c'era la guerra e ha continuato i suoi giorni di pace. E voglia di morire, o voglia di amare quello che sento, oppure è voglia di un amore così vergognoso da procurarmi una specie di morte. Veniva la neve, allora, in una cupezza popolata da fragili passeri. I crisantemi pendevano come girasoli, i cancelli degli orti dividevano famiglie silenziose come tribù. La terra tremava come vuota al leggero passo dei giovani uomini, e un ragazzo tremava alla sua erezione che lo marchiava di morte. Ora, come e perché torna quella voglia di morire, quella voglia di gettarmi a corpo morto, a fecondare una qualsiasi cosa, fosse pure una zola di terra, la mia mano? Chi è questa donna che camminando per la terra di nessuno mi fa venire questa voglia, magari di ucciderla pur di morire? Chi è questa madre? O puttana o bambina? Che estranea al mio sesso,
come una bestia viene nella riservatezza di una sua ora solenne. Tu togliti il velo, questo triste velo di triste serva di Dio. Ah, tu sei Elettra. E perché mi credi uno sconosciuto? Invece noi ci conosciamo, quanto e da quanto io sono Pilade. No, resta! Ancora un poco! Dove vai? Eh? A chi porti questi tuoi fiori? Vai a piangere ora per la morte dei tuoi genitori! Ma prima di andare là, tu devi ascoltarmi! Io voglio dirti cose che non si possono ascoltare, non si possono neanche dire! Perché sappi, io sono qui davanti a te come un marito davanti alla moglie, o meglio, come un cane davanti alla cagna! Meglio sì, come un cane davanti alla cagna! Io sono pronto ad amarti come se tu non esistessi ed esistesse solo la mia pretesa, la mia erezione, il mio seme da gettare! Io sono qui davanti a te come una bestia! Parlo, ma ho nella gola solo voglia di violare me, te, ogni cosa, una voglia che non si resterebbe davanti a niente. Perciò queste mie parole sono inutili, io te le dico solo per disperazione, per timidezza, perché non sono morto. Io sono qui con tutto me stesso, anche se la violenza della carne mi trascina col mio seme fuori di me in una fuga che vuole liberarmi con qualcosa di nauseante, impuro ma definitivo. Ti parlo, io ti supplico, io prima tento di farmi capire, mio. Ma so bene che farò ugualmente poi quello che voglio. Grazie, desidero ringraziare tutti voi, Gianfranco Capitta, i nostri ospiti e in particolare la compagnia per il nostro grave ritardo di questa sera. Perdonateci.